a salutare tutti e tutte e vi presento il nostro primo relatore di oggi, che è Tatsuma Padoan, che ringrazio molto per essere qui, professore di religioni dell'Asia orientale al Dipartimento di Studi Religiosi della University College di Cork e anche ricercatore associato presso la School of Oriental and African Studies dell'University of London. Ha ottenuto il suo dottorato in religioni e antropologia del Giappone, lingue, culture e società presso l'Università Ca' Foscari a Venezia, e proprio a Venezia ha ricevuto anche una formazione in semiotica sotto la guida di Paolo Fabbri. Ha svolto vari periodi di ricerca in Giappone e ha al suo attivo vari incarichi di ricerca e di didattica in Gran Bretagna, ma anche appunto in Italia presso le università di Venezia e di Bolzano. Tra i suoi interessi di ricerca vanno ricordati gli studi sul rituale, sull'ascetismo, sulla possessione spiritica, sulle politiche dello spazio urbano. Dal punto di vista metodologico è particolarmente interessato alla relazione tra la semiotica della scuola di Parigi, l'antropologia linguistica e la Actor Network Theory, che sono tutti metodi che applica, ad esempio, all'analisi di discorsi religiosi locali o ad aspetti della cultura materiale. Mi fa piacere anche ricordare che dovrebbe essere di imminente pubblicazione un suo libro, che almeno io personalmente attendo con impazienza, che si intitola Towards Semiotics of Pilgrimage: Ritual, Space, Memory and Narration in Japan and Elsewhere, che sarà pubblicata, che sarà pubblicato presso Die Gruyter, la casa editrice Die Gruyter. Io non ti rubo altro tempo, Tatsuma, ti ringrazio per essere qui e ti cedo subito la parola. Grazie Jenny, ti ringrazio per la bella introduzione e anche per l'invito a questa serie di seminari. Interessantissimi, ho potuto seguire diciamo, in realtà per le prime 2 o 3 settimane. Adesso diciamo da oggi spero di essermi un po' liberato, insomma, per poter magari seguire con voi il resto degli interventi. Comunque, ho visto già nelle prime settimane c'era già moltissimo di cui discutere. Non so se riuscirò, diciamo, a collegarmi un po' a tutti i dibattiti precedenti, però senz'altro, la questione dell'autobiografia, se l'autobiografia possa essere definita come genere universale o meno. Ecco, vorrei partire proprio da questo punto. Allora, dunque, quando Jenny mi contattò mesi or sono per partecipare a questo ciclo di seminari sulle autobiografie spirituali, avevo inizialmente pensato di presentare e analizzare autobiografie di monaci buddisti. In Giappone, ad esempio, si ritrovano famose autobiografie scritte da monaci nel periodo medievale e premoderno. Abbiamo tra queste lo Shaseki-shu, o Raccolta di sabbie e ciottoli, scritta dal monaco Muju Ichien nella seconda metà del XIII secolo. Oppure l'autobiografia del monaco Zen Hakuin, scritta nel XVIII secolo, che prende il nome da un tipo di edera nipponica chiamata Tsumadegusa. Tuttavia, la biografia stessa, sappiamo, non è un genere universale, o meglio, non è universalmente concepita allo stesso modo, come già spiegato molto bene dal professor Ugo Volli nella sua relazione a questo seminario alcune settimane fa. In ambito buddista, la sacra biografia del Buddha, ad esempio, non ricopre solo la vita del principe Siddhartha Gautama negli 80 anni che vanno dalla sua nascita nel V secolo a.C., alla sua illuminazione sotto l'albero della Bodhi, fino alla sua morte avvenuta, si dice, per avvelenamento o intossicazione alimentare. La geografia del Buddha include infatti anche i racconti delle vite passate, le cosiddette Jataka. In tali vite passate, egli avrebbe accumulato innumerevoli meriti karmici, che
che gli avrebbero poi permesso di rinascere come Gautama e raggiungere infine l'illuminazione nella sua ultima rinascita. In altre parole, il Buddha, o risvegliato, prima di diventare tale, cioè prima di raggiungere la buddhità, avrebbe vissuto miriadi di esistenze, rinascendo sia in forma umana che non umana. Egli avrebbe perciò compiuto in tali rinascite precedenti atti meritori che gli avrebbero fruttato karma positivo, acquistando così gradualmente il diritto a raggiungere la salvezza del nirvana. Molto noto, ad esempio, è l'episodio in cui il Buddha sarebbe rinato come scimmia, che per salvare i propri consimili da un attacco del re Brahmadatta avrebbe sacrificato la propria vita, facendo col proprio corpo da ponte su un torrente in piena e permettendo così la fuga delle altre scimmie. Il re Brahmadatta, molto colpito dal gesto di abnegazione, si sarebbe poi pentito, dando alla scimmia, futuro Buddha, delle esequie regali. Ciò che cambia dunque nella nozione buddista di biografia è il concetto stesso di persona. Nel buddismo antico indiano, questo veniva definito come agglomerato temporaneo e cangiante di cinque elementi, ossia forme, sensazioni, cognizione, attività costruttive e coscienza. Tale agglomerato dinamico veniva di volta in volta determinato dalla nozione di karma, ovvero le azioni mentali, azioni corporee e azioni verbali compiute dai soggetti umani o non umani. Quindi azioni mentali, azioni corporee, azioni verbali. Noi siamo frutto delle nostre azioni karmiche, positive o negative, che determineranno l'emergere di situazioni future e la nostra rinascita nella scala delle esistenze, come dannati all'inferno, spiriti famelici, come piante o animali, umani, semidei o divinità. Diversi livelli della scala dell'esistenza. Orbene, tale idea potrebbe suggerirsi di ripensare il genere biografico, spostandolo dalla nozione occidentale di persona come individuo indipendente a quella buddista indiana di persona come conglomerato di relazioni interdipendenti, distribuite nel tempo e nello spazio. Il concetto di persona conobbe inoltre una ulteriore complessificazione e diversificazione storico-culturale nelle varie tradizioni buddiste asiatiche, che si combinarono con discorsi religiosi locali, come credenze in spiriti e divinità, pratiche sciamaniche o forme di misticismo. Ulteriori concezioni legate al sé si svilupparono così spesso in modo eterogeneo e non uniforme, anche all'interno del medesimo ambito geografico e culturale. In Giappone, ad esempio, l'idea di una natura originariamente illuminata dell'uomo, chiamata Hongaku Shiso, si combinò con concezioni tantriche riguardanti l'universo, concepito esso stesso, l'universo, come manifestazione immanente e corpo del Buddha cosmico Dainichi. Ciò diede luogo all'idea, chiamata Somokujo-butsu, secondo cui anche piante ed alberi possono raggiungere o hanno già raggiunto l'illuminazione. Tuttavia, il fatto che il concetto di persona e dunque anche l'idea di biografia non debba essere necessariamente legata ad attori umani concepiti come entità individuali e indipendenti trova confermi in ambito sia antropologico che semiotico. Partiamo dall'ambito antropologico. Roy Wagner, di cui parleremo, ha per esempio proposto la definizione di persona frattale per designare un particolare modo di intendere il sé e la sua traiettoria di vita in Papua Nuova Guinea, basato su un concetto distributivo di soggettività. Marilyn Strathern, riferendosi anche lei a Papua Nuova Guinea, ha utilizzato invece il concetto di persona come individuo, riprendendolo dagli studi sulla società castale in India compiuti da McKim Marriott. A differenza dell'individuo occidentale,
ideologicamente basato su una concezione di soggettività forte e indivisibile, la nozione di individuo designerebbe una soggettività basata sullo scambio e differenziazione reciproca, in cui l'io, per l'appunto, si divide, si separa in più componenti, distribuendosi e circolando socialmente. Sylvie Poirier, nel suo studio sugli aborigeni in Kukatia, in Australia occidentale, spiega come la nozione di persona sia da questi intesa come entità composita e separabile, in particolare nel sonno durante i viaggi onirici. Una parte importante del sé sarebbe infatti costituita dallo spirito o kurumpa, che risiede nella zona addominale del tiurni, sede delle emozioni, e del maparn, il potere sciamanico. Tale spirito si separerebbe dal corpo durante il sonno e visiterebbe il territorio entrando in contatto con gli antenati, diventando dunque via principale di accesso alla conoscenza, una forma di sapere fortemente intrecciata con emozioni e affettività. In tale passaggio, da una concezione antropocentrica a una cosmocentrica o cosmopolitica di persona, testimoniata da numerose ricerche antropologiche, non stupisce dunque che si possa anche parlare di vita sociale delle cose, come fa Arjun Appadurai, o di biografie di oggetti. D'altronde, in una meravigliosa etnografia recente sulle popolazioni indigene del Perù, Earth Beings, Ecologies of Practice Across Andean Worlds, del 2015, Marisol della Cadena ci mostra come diverse concezioni della natura o ontologie coesistano, talvolta entrando in conflitto tra loro. In particolare, della Cadena analizza a fondo come gli sciamani andini concepiscano i monti sacri come esseri terrestri, detti tirapuna, con lo statuto di persona. Oggi vorrei dunque con voi esplorare questa traiettoria, valutando le circostanze antropologiche, vedremo semiotiche, secondo cui sia possibile vedere un monte sacro in Giappone, il monte Kongo, come forma di vita. Collocato nel Giappone centrale, tra le prefetture di Osaka e Nara, il monte Kongo, che si erge a 1125 metri sul livello del mare, ha ricoperto un ruolo attivo nella storia religiosa del paese. Esso è diventato protagonista e punto di riferimento per pratiche ascetiche molto antiche, sin dall'VIII secolo, sviluppatesi in seguito in una tradizione chiamata Shugendo, o via di controllo o acquisizione dei poteri ascetici. Tale discorso ascetico, a partire dal XIII secolo, ha saputo incorporare e combinare sapientemente tra loro buddismo esoterico, taoismo, sciamanesimo e culto delle divinità locali chiamate kami. Secondo dunque questa più inclusiva concezione antropologica di persona, l'autobiografia di una montagna sacra dovrebbe essere scritta dal monte stesso, attraverso le pratiche e trasformazioni storiche, geologiche, religiose, archeologiche, artistiche, politiche, che lo hanno caratterizzato nei secoli. Riprendendo il concetto di semiotica del mondo naturale di Algirdas Cremas, tenteremo di definire tali pratiche come discorsi del mondo naturale, enunciati dal monte sacro come entità collettiva ed eterogenea, ibrido umano e non umano. Dovremo a questo fine risemantizzare l'asse vita-morte presente nel concetto di autobiografia per includere forme di vita antropologicamente e semioticamente attestabili. Come noto, la nozione di forma di vita semiotica è stata esplorata da Jean-Marie Floch e in seguito da Jacques Fontanil per definire una forma di identità o stile comunicativo caratterizzato dalla chiusura di una deformazione coerente alla quale sono sottoposti i segni di una cultura. Tale chiusura si verificherebbe attraverso una certa ripetizione di tratti e una certa assiologia, o meglio progetto etico, che contraddistinguerebbe anche una identità visiva, come nel caso di Coco Chanel studiato da Floch, ma sempre
come risultato di determinate traduzioni e trasformazioni di segni. Mi accingerò quindi ad abbozzare i tratti di una autobiografia di un monte sacro, storia sacra scritta, o meglio enunciata, da un attante collettivo, attore eterogeneo. Una storia che dovrebbe includere non solo le circostanze geologiche che hanno contraddistinto la sua nascita, su cui non mi soffermerò, quanto le varie sfaccettature del Monte Kongo nelle diverse fasi della sua esistenza semiotica all'interno di una dimensione mitico-sacrale e rituale. Dimensione questa attraversata dal discorso religioso, politico, economico di gruppi di praticanti buddisti e asceti che hanno gravitato attorno a questo monte fin dall'VIII secolo. Per fare ciò mi baserò in parte su dati storici, in parte sulla mia etnografia tra gli asceti del Tempio Temporinji, sulla cima del Monte Kongo. Asceti questi, come vedremo, impegnati nella rivitalizzazione di un pellegrinaggio che tocca questa ed altre vette della catena montuosa di Katsuragi, lungo un percorso di circa 120 km. Avendo iniziato a fare ricerca all'interno di questo gruppo nel 2008, ho continuato a più riprese fino al 2020, per un totale di circa 3 anni di fieldwork, conducendo osservazione partecipante e interviste durante i pellegrinaggi, festival e rituali e attività di manutenzione del tempio, eccetera. Come vedremo, le attività di tale gruppo rientrano a pieno titolo e anzi contribuiscono alla costruzione di questa autobiografia del Monte Kongo, nella misura in cui si inseriscono in una semiotica del mondo naturale, riproducendola sia nei termini di visioni significative che di pratiche significanti. Laddove per Gremas la semiotica del mondo naturale sarebbe un luogo di elaborazione e di esercizio di molteplici semiotiche, un linguaggio figurativo che agisce attraverso qualità sensibili sull'uomo senza mediazione linguistica, essa contempla al suo interno anche pratiche semiotiche, nel nostro caso rituali che uniscono l'umano al non umano, analizzabili come discorsi del mondo naturale. Ne emergerà una semiotica del mondo naturale del Monte Kongo, inteso come luogo plurimo, un pluriverso, per riprendere l'espressione di Marisol della Cadena, in cui diverse ontologie coesistono e vengono prodotte da numerosi discorsi, ascetico-religioso, sportivo-ricreativo, turistico-museale, amministrativo-politico, storico-artistico, eccetera, sotto forma di diversi effetti di realtà. Spero in questo modo di proporre una indagine delle relazioni di significazione prodotte da un monte sacro che non essenzializza i termini umano e non umano, soggetto e oggetto, cultura e natura, ma ne individua la diversa articolazione e imbricazione all'interno di testi e forme di vita semiotiche. Le correnti più recenti dell'antropologia, mettendo in discussione il concetto occidentale moderno di persona, e la separazione tra natura e cultura, non umano e umano, vanno nella stessa direzione. Dunque, la natura allo specchio. Vorrei partire da un luogo abbastanza curioso, collocato nel cuore del Monte Kongo. Si tratta dello Chihaya Hoshito Shizen Museum, letteralmente Museo delle Stelle e della Natura di Chihaya, essendo Chihaya il nome del villaggio più vicino alle pendici del monte. Tale museo della natura, fondato nel 2001, è immerso nella foresta del Monte Kongo, ad un'altezza di 1000 metri, e vi si accede dopo una scarpinata di 1 ora e mezza a partire dalla fermata dell'autobus, alle pendici della montagna. Avvicinandosi, si scorge una struttura bassa con delle larghe vetrate, coperta sul tetto da un grosso manto erboso che sembra far tutt'uno con il lato di una collina. Qui nella foto. Entrando in questo museo della natura, passato il bancone principale, ecco comparire all'interno una grande sala circolare. Tutti intorno alla sala abbiamo una serie di poster
pannelli e quadri affissi con immagini della flora e fauna del Monte Kongo, descrizioni della composizione geologica del rilievo montuoso, l'evoluzione biologica e la mappa delle stelle e dei pianeti visibili dall'osservatorio astronomico collocato lì vicino. Tra questi poster spiccano anche quelli che descrivono le pratiche ascetiche Shugen del gruppo affiliato al tempio in cima al monte, e si ritrovano articoli di giornale che parlano di attività di promozione e rivalorizzazione del territorio effettuate dalla comunità di montagna. Al centro della sala, invece, qui, questa foto, è presente una riproduzione fedele in scala 1:1 di alberi, insetti e piante più comuni visibili sul Monte Kongo. Cedri, cipressi, castagni, pini, querce, presentati a grandezza naturale. Una piccola foresta al centro del museo. Con tanto di suoni registrati che riproducono il canto degli uccelli, lo sciabordio dell'acqua dei ruscelli, il fruscio del vento tra le foglie. Le riprese video di diverse specie di uccelli vengono trasmesse su grandi schermi, sincronizzate con i canti registrati, e luci particolari vengono proiettate per conferire all'ambiente una luminosità soffusa e mobile. Un cartello invita ad entrare in una specie di cupola trasparente posta in mezzo alla sala, dicendo che da lì, cito, è possibile osservare il mondo a livello del terreno visto con gli occhi di una talpa. Effettivamente, avvicinandoci, notiamo che la cupola permette di vedere, attraverso un pannello che fa da lente di ingrandimento, la presenza di scarabei, libellule ed altri insetti che riposano sul terreno. Ma ci accorgiamo anche che ognuno di questi insetti, assieme ai grandi alberi, il fogliame e tutto il resto, sono completamente artificiali. Dovremmo chiedersi dunque qual è il senso di un museo collocato al centro di una foresta su un monte sacro che tenta di riprodurre al suo interno in maniera tanto fedele e perfetta, ma completamente artificiale, lo stesso ambiente naturale ritrovabile all'esterno di esso. Viene immediatamente da chiedersi cosa ci facciamo noi all'interno di tale museo mentre partecipiamo alla simulazione di una natura che si dispiega contemporaneamente e in forma più vera al suo esterno. Il Museo della Natura presenta ai suoi visitatori il Monte Kongo, ma in forma di una natura rovesciata. Il tutto ricorda curiosamente un microcosmo alla rovescia, simile per certi versi a quello studiato da Pierre Bourdieu nel suo saggio sulla casa Kabila, La casa o il mondo rovesciato, a cui mi sono ispirato per il mio titolo. Ne ripercorro brevemente gli elementi fondamentali. In quello che è considerato il più strutturalista dei suoi lavori, non per niente scritto per un omaggio a Lévi-Strauss, Bourdieu analizza lo spazio abitativo dei Kabili, popolazione berbera in Algeria su cui aveva condotto ricerca etnografica. Bourdieu vede nella disposizione interna della casa Kabila una serie di opposizioni e omologazioni ravvisabili a livello di pratiche rituali e usi quotidiani, proverbi e posizionamento di oggetti e persone tra maschile e femminile, luce e oscurità, alto e basso, secco e umido, fuoco e acqua, fecondante e fecondato, cultura e natura. Alla sezione notturna, qui a sinistra dello schema, dove trovano posto gli animali e i giacigli per dormire, si contrappone la sezione diurna sulla destra, sopraelevata rispetto al terreno con il focolare domestico. Al muro dell'oscurità legato al principio femminile, in basso, si contrappone il muro della luce con il telaio e il fucile legato al principio maschile, qui in alto nel nostro diagramma. La casa Kabila rappresenterebbe un microcosmo,
in quanto riprodurrebbe al suo interno le stesse categorie che si ritrovano nel mondo esterno diurno, in cui però è l'uomo a dominare quei suoi principi, escluso dall'ambiente domestico che in quel caso racchiude al suo interno la donna e i suoi valori di natura, oscurità, umidità, fertilità, eccetera. In altre parole, mondo interno, scusate, mondo maschile esterno e mondo femminile domestico, con i loro rispettivi valori, si riprodurrebbero ricorsivamente all'interno della casa, ossia in uno spazio strutturato all'interno di uno dei due poli, che con Deleuze chiameremo polo di intensità, di contro al polo dell'estensione, l'esterno. Mentre all'esterno, nella stagione secca, il polo dell'estensione maschile creerebbe una opposizione categorica tra campi di lavoro agricolo fuori e ambiente domestico femminile dentro, all'interno della casa, nella stagione umida il polo femminile includerebbe invece quello maschile, ridistribuendolo negli spazi degli interni attraverso una inclusione disgiuntiva. Durante la notte, sempre nella stagione umida, il polo femminile nella parte notturna della casa, quindi a sinistra, includerebbe nuovamente con ulteriore ricorsività il polo maschile, a quel punto mettendo assieme animali e umani, dunque natura e cultura. Gli umani però manterrebbero comunque una relazione differenziale rispetto agli animali, tramite un soppalco collocato sopra la stalla, sempre in questa zona. Quindi nuovamente una inclusione disgiuntiva. In questa serie di inscatolamenti a frattale vi sarebbe però un radicale capovolgimento tra l'esterno e l'interno della casa, determinato dall'oltrepassamento della soglia. Mentre all'esterno il polo maschile diurno verrebbe associato ai punti cardinali est e sud, all'interno della casa questi diventano ovest e nord, che tuttavia rispecchiano le direzioni dove la luce del sole si riflette sul muro, a ovest, qui, attraverso la porta spalancata ad est, quindi passando attraverso questa porta, la luce si riflette sulla parete ovest, secondo i punti cardinali esterni, e dove risiede il focolare domestico, invece, qui, sulla destra, corrispondente al nord nei punti cardinali esterni, nel sistema estensivo. In certo senso, spiega Bourdieu, le pareti interne con la luce riflessa e il focolare, cioè questa parete e questa parete, diventano le nuove direzioni est e sud, ne svolgono la stessa funzione, ma di fatto rovesciando l'orientamento reale esterno come uno specchio. Ecco perché, vedete, la parete interna a ovest è contrassegnata da est e la parete nord all'interno è contrassegnata da sud, svolgendo la stessa funzione, rovesciando quindi l'orientamento reale esterno come uno specchio. Il capofamiglia, invece, uscendo di casa al mattino e attraversando la soglia della porta in direzione est, quindi uscendo da qui, verso il sole, costruisce se stesso come uomo tra gli uomini, realizzando un passaggio dalla natura alla cultura, dal femminile al maschile, dal buio domestico al chiarore della vita pubblica. Qualcosa di analogo avviene nel Museo della Natura del Monte Congo. Questo, infatti, come polo intensivo natura, include al suo interno, come in un microcosmo, sia la natura che la cultura, ovvero la flora e la fauna, e da una parte, e la loro descrizione assieme a quella delle attività degli asceti e della comunità del villaggio, dall'altra, sul polo della cultura. Tuttavia, tale microcosmo opera un rovesciamento a specchio, in quanto la natura appare in primo piano, ma è artificiale. Tale movimento si articola in tre mosse. Primo, c'è un'inversione.
la natura emerge come figura in primo piano, al centro, mentre le attività umane vanno sullo sfondo, tutto intorno, i pannelli, con la descrizione, il flora, il fauna, eccetera. Quindi natura al centro e attività umane sullo sfondo. La natura viene presentata non come teatro delle attività umane, ma come protagonista in primo piano, mentre la cultura umana va sullo sfondo, includendo nello sfondo anche la descrizione delle attività umane, inclusi i riti degli asceti. Due, in un secondo momento, avvicinandoci, tuttavia notiamo che la natura presentata al centro del museo è artificiale. Vegetazione, fauna, uccellini, albero, suoni. Se da un lato questo potrebbe farci pensare che la natura, per essere considerata protagonista, può farlo solo in quanto prodotto umano, convenzione artificiale, dall'altro vi è un ulteriore passaggio quando poi usciamo dal museo. Fase 3. Uscendo dal museo, l'effetto di senso prodotto dalla visita è quello di porre in contrasto la ricchissima vegetazione e fauna del Monte Congo, pullulante di attività umane, inclusi hikers, scolaresche, appassionati bird watchers, visitatori di vario genere e soprattutto gli asceti del tempio, e dunque il monte nella sua totalità di elementi sia umani che non umani, in contrasto questo con lo Shizen Museum, col Museo della Natura, visto invece come mera convenzione. Tale inversione continua tra figura e sfondo ci fa pensare anche all'analisi presentata dall'antropologo Roy Wagner nel suo The Invention of Culture, che ripensa radicalmente l'opposizione natura-cultura. Mentre gli occidentali, con la maggior parte degli antropologi, tendono a identificare la cultura come insieme di convenzioni, costumi e regole sociali, per le comunità Daribi di Papua Nuova Guinea, in cui Wagner ha condotto il suo lavoro, tali convenzioni non sarebbero artificiali e perciò culturali, ma innate e dunque naturali. Quindi regole sociali, convenzioni, costumi sarebbero naturali, innate. Ciò che noi invece definiamo come cultura sarebbe dunque per i Daribi una semiotica naturale, mentre ciò che i Daribi definiscono come cultura sarebbe, cito, l'insieme di varie procedure cerimoniali, mitologiche e divinatorie per controllare e scoprire l'innato. Quindi la natura innata verrebbe usata come base per una inventiva improvvisazione, ovvero la cultura stessa nel suo farsi. Potremmo dunque considerare il museo sul Monte Congo come un dispositivo di traduzione di natura e cultura. Da prima, un rovesciamento del rapporto. La cultura passa sullo sfondo, la natura va in primo piano. Secondo, una ibridazione. La natura diventa sia invenzione che convenzione, sia innata che artificiale. Inoltre, non dimentichiamo il fatto che siamo invitati ad adottare il punto di vista della talpa, anche qui ibridando umani e non umani. Infine, terzo, abbiamo una ridistribuzione. Il Monte Congo all'esterno, dopo la visita, si anima di vita sia umana che non umana, giocando sullo sfondo di una convenzione percepita invece solo all'interno del museo. Il Monte Congo, come centro di attività di dei, asceti, hikers, bird watchers, scoiattoli, eccetera, per questo effetto di senso comincia a essere percepito come una macroentità complessa, multipla, dotata di vita semiotica propria, come un attante collettivo che ha giocato vari ruoli nella storia di questa catena montuosa del Giappone centrale e più in particolare nella storia religiosa del Giappone in generale. Questo ci autorizza in parte a tornare a parlare di un'autobiografia di un monte sacro che si presenta al pari dei Daribi come invenzione culturale che gioca contro le convenzioni naturalizzate della società giapponese contemporanea. Tale analisi, suggerita in parte dal rovesciamento della natura, dal ruolo potenziale passivo di oggetto a quello attivo di soggetto, da sfondo a figura in primo piano all'interno del Museo della Natura,
ci pone in contrasto con l'interpretazione di natura e cultura fornita, ad esempio, da Ernesto De Martino, derivata dallo storicismo crociano, secondo cui l'uomo si costruirebbe attivamente nella storia solo distaccandosi dal fondo di natura da cui proviene. Sono convinto che la semiotica di stampo strutturalista, da Saussure in poi, abbia invece creato una rottura con tale storicismo e gettato le premesse per una indagine delle relazioni di significazione che non essenzializza i termini umano e non umano, soggetto e oggetto, cultura e natura, ma ne individua la diversa articolazione e imbricazione all'interno di testi e forme di vita semiotiche. Le correnti più recenti dell'antropologia, mettendo in discussione il concetto occidentale moderno di persona e la separazione tra natura e cultura, non umano e umano, vanno in una direzione analoga. Ciò di cui continueremo a parlare ora sarà dunque l'autobiografia di un monte sacro, il Kongosan, inteso come forma di vita semiotica, attualizzata da un insieme di testi da diverse epoche e discorsi, in reciproca traduzione, interrelazione e trasformazione, all'interno di una certa semiosfera religiosa in Giappone. Prima di proseguire, però, vorrei fare un ultimo richiamo tra il museo e, questa volta, lo specchio rovesciato, già intravisto nel racconto della Casa Cabila. Questo raffronto ci permette di parlare anche in modo più approfondito di autobiografia, partendo dal suo opposto, l'autoritratto. Tale opposizione tra autobiografia e autoritratto viene infatti associata da Omar Calabrese, in Macchina della pittura, a quella tra due grandi configurazioni figurative, delineate da Ernst Gombrich, la mappa e lo specchio. Scrive Calabrese, leggo dalla citazione. Ritorniamo adesso alla nostra assiomatica opposizione fra autoritratto e autobiografia. Abbiamo appena visto come effettivamente le due categorie siano facilmente definibili. La seconda, l'autobiografia, come operazione di aggettivazione dell'io come un lui e dunque di cancellazione delle marche dell'enunciazione nell'enunciato allo scopo di storicizzare e narrativizzare il discorso. Un débrayage. La prima, invece, l'autoritratto, come operazione che presenta l'io come un io, astraendolo dalla storia, ma al tempo stesso facendolo però divenire una sorta di microcosmo, un microcosmo che si autoesplica completamente. L'opposizione autoritratto-autobiografia diviene allora opposizione ben al di là di una semplice opposizione discorsiva, diventa opposizione di due diversi statuti cognitivi del soggetto. Nell'autobiografia il soggetto è sottoposto a un percorso lineare, cronologico, secondo una logica di distribuzione temporale del sapere. Questo nell'autobiografia. Nell'autoritratto invece il soggetto, rispecchiandosi, è appunto microcosmo conoscitivo, microcosmo dello speculum, cioè del sistema della conoscenza nel suo complesso. In altre parole, l'autoritratto si opporrebbe semisimbolicamente all'autobiografia, come lo specchio alla cartografia, e noi diremmo anche come il museo della natura, microcosmo frontale e speculare, al Monte Kongo nel suo complesso, profilo storico linearizzato e debraiato. Il museo della natura giocherebbe il ruolo dello specchio nella creazione dell'autoritratto del Monte Kongo, in opposizione a cui, per contrasto, si afferma la costruzione storica della sua autobiografia spirituale contemporanea. Per passare dunque dall'autoritratto all'autobiografia è necessario uscire dal museo per ripercorrere la cartografia storica dei luoghi di questo monte sacro. Dunque, il monte Kongo è il picco principale della catena di Katsuragi, che si estende per più di 100 chilometri dalla città di Wakayama, sulla costa occidentale, a Kamenose, dove il fiume Yamato si restringe tra antiche province di Yamato e Kawachi. Questa poco qui. Il Monte Sacro si trova a circa 30 km a sud dell'attuale Osaka. Attività rituali sono documentate in quest'area almeno dall'VIII secolo,
i templi Rokutanji e Iwaya vennero probabilmente fondati a quel tempo da immigrati coreani da Silla che importarono tecniche di costruzione di origine cinese. Rokutanji è un esempio di Sekutsu-jin, un tempio completamente scavato nella roccia, in un luogo originariamente adibito a cava di pietra. La pagoda a 13 piani, scavata all'interno della cava, è tuttora visibile, non lontano da Iwaya, un altro sito analogo risalente allo stesso periodo. Con il passare dei secoli e lo sviluppo delle pratiche Shugendo, tali luoghi vennero risemantizzati, entrando a far parte dei tracciati di pellegrinaggio di questo movimento. Ciò nonostante, la loro costruzione segna un punto fondamentale di passaggio da una concezione di montagna come dimora inavvicinabile dei kami a quella di montagna come luogo di attività ascetica. Tali attività erano centrate sul concetto di purificazione del corpo-mente mediante digiuno, meditazione e manipolazione dei ritmi corporei. Il Monte Kongō costituiva uno dei luoghi di pratica ascetica più antichi ed è legato alla figura semi-leggendaria di Enno Gyoza, vissuto, si dice, a cavallo tra il VII e l'VIII secolo. Eccolo qui. Le prime testimonianze che lo riguardano si trovano nello Shokuni Hongi 797 d.C., cronaca imperiale che raccoglie i maggiori eventi accaduti tra il 697 e il 791. Tale figura sarà sottoposta a diverse trasformazioni letterarie e narrative, acquisendo però un ruolo centrale nello Shōzan Engi nel XII secolo, in cui verrà riconosciuto come fondatore delle pratiche ascetiche, in particolare del pellegrinaggio alle 28 stazioni del Sutra del Loto di Katsuragi, Katsuragi Niju Hashoku Kyōzuka, che il gruppo sul Monte Kongō è attualmente impegnato a rivitalizzare. Tale pellegrinaggio, dunque risalente almeno al XII secolo, venne infatti bandito nel periodo Meiji, nel 1868 e 1872, con la creazione dello Shinto di Stato e l'abolizione della tradizione sincretistica dello Shugendō. Solo a partire dal dopoguerra, il nonno dell'attuale abate del Tempio Temporinji, sulla vetta del Monte Kongō, ha potuto riprendere piano piano con l'attività ascetica e di pellegrinaggio in quei luoghi. Il gruppo su cui ho fatto ricerca, affiliato con tale tempio, è stato fondato nel 2005 dall'abate attuale, Katsuragi Koryu, e si propone di riportare in auge l'antico tracciato che corre lungo tutta la catena montuosa di Katsuragi. Un aspetto interessante di questa pratica è il fatto che essi associano il testo del Sutra del Loto con i suoi 28 capitoli a 28 stazioni disseminate lungo il pellegrinaggio, in cui vari capitoli sarebbero stati seppelliti in tempi antichi, come vedete nella figura. Nel mito narrato nello Shōzan Engi si dice addirittura che il fondatore Enno Gyoza avrebbe stabilito una corrispondenza uno a uno tra i passi percorsi lungo il cammino e il numero di caratteri cinesi del Sutra del Loto nella versione di Kumarajiva, per l'esattezza 69.384 caratteri passi. Gli asceti pellegrini sarebbero invitati a seguire le orme del fondatore, riattualizzando con i loro movimenti una forma di traduzione intersemiotica dal linguaggio verbale del Sutra del Loto al linguaggio spaziale del paesaggio montuoso, all'interno dunque di una semiotica del mondo naturale. Il sutra inscritto nel paesaggio verrebbe infatti percepito e percorso dagli asceti in maniera somatica e percettiva, grazie ai loro movimenti nello spazio e grazie a invocazioni ritmate di canti e formule rituali mantriche in ciascuna delle 28 stazioni. Questa è un'altra stazione. Come nella concezione dei luoghi tra i Western Apache, analizzata dall'antropologo Keith Basso nella riserva White Mountain in Arizona, i luoghi legati a questo pellegrinaggio di montagna in Giappone sono essi stessi depositari di saperi locali, di narrazioni sacre, e svolgono un ruolo attivo nelle pratiche sociali, nella fattispecie all'interno di un discorso rituale che li rende soggetti in interazione con gli asceti. C'è però di più proprio in relazione a tali pratiche. Dunque, la pratica ascetica a cui gli asceti si sottopongono e che anch'io ho seguito come parte della mia osservazione partecipante, comprende infatti anche una radicale riconfigurazione del quotidiano attraverso l'intervento del corpo.
lunghe e faticose marce attraverso impervi cammini di montagna pochissimo frequentati, spesso a digiuno e con approvvigionamento ridotto al minimo indispensabile, avvolti nelle vesti bianche, l'equipaggiamento dalle complesse corrispondenze simboliche della scelta di Yamabushi. Estenuanti veglie notturne, interminabili ore passate a intonare mantra e canti buddisti. Temibili ordalie nel fuoco, deambulando a piedi scalzi su tizzoni ardenti e attraversando fiamme alte sino alle ginocchia. Tali pratiche costituiscono il fulcro dell'attività ascetica e fanno parte di un cammino di apprendistato verso la costruzione di nuovi sé e di nuovi mondi. André Liroy-Gourhan ha messo in luce come spesso nel campo religioso la rottura di valori e ritmi corporei quotidiani, inversione del giorno con la notte, digiuno, astinenza sessuale, variazioni di temperatura, venga usata in processi di risemantizzazione e produzione di nuovi discorsi simbolici. Il corpo e la sua attrezzatura sensoriale si presentano come un meraviglioso apparato atto a trasformare sensazioni in simboli. Le reti di simboli così prodotte introducono una riflessività nei ritmi e nei valori attraverso cui l'individuo rispecchia se stesso e si autocostituisce. Facendo riferimento anche a tradizioni religiose da lui definite come mistiche, Liroy-Gourhan suggerisce che le modificazioni fisiologiche e percettive conducano alla ricostruzione simbolica dello spazio e del tempo vissuti dai praticanti. Un nuovo soggetto emergerà da tale discorso, caratterizzato da un nuovo ruolo nella società e nell'universo di valori, attraverso processi somatici viscerali e soprattutto estesici. Vorrei ricordare un breve episodio. Nel corso delle nostre estenuanti camminate, all'interno della foresta che si estende lungo la catena montuosa di Katsuragi, capitava spesso che dopo diverse ore di pellegrinaggio in fila indiana, con nient'altro intorno a noi che la fitta boscaglia, ci trovassimo inaspettatamente in spiazzi aperti. L'arrivo in una piccola radura poteva essere il momento giusto per riposare un attimo e tirare respiro. A volte trovavamo un tempietto, una minuscola statua, di fronte a cui pregare collettivamente. Altre volte però si potevano aprire squarci sul prodigioso paesaggio di una vallata sottostante, l'abbondante vegetazione delle vette adiacenti o l'impressionante vista di ciliegi di montagna in fiore, che tanto catturano l'immaginazione dei giapponesi. In tali occasioni ci fermavamo a contemplare assieme il paesaggio, certamente a corto di fiato, ma non di ammirazione, per lo spettacolo della natura che sembrava avvolgersi da ogni parte. I monti della lunga catena, che corre quasi ininterrottamente dalla costa della prefettura di Wakayama fino alla prefettura di Nara e Osaka più a nord, molto diversi dalle Alpi nostrane, sono caratterizzati da un basso profilo arrotondato sulla sommità, un folto manto boschivo, frequenti corsi d'acqua e cascatelle e una discreta fauna, uccelli, cinghiali, tassi, donnole, conigli, serpenti, volpi, scoiattoli, eccetera. Ricordo che in una di queste occasioni, nell'estate del 2017, dopo una delle salite più dure, quando le energie ci venivano a mancare, arrivammo nei pressi di una sorgente naturale. Seguendo le istruzioni del leader, usammo i nostri tokin, questi piccoli copricapi neri in legno e plastica rigida, manifestanti le cinque saggezze del Buddha cosmico dai Nichi Murai. Vedete questi qua, tokin. Intrisi come erano del sudore delle nostre fronti, per abbeverarci alla fonte che sgorgava freschissima e abbondante. Concordammo tutti nel dire che fosse l'acqua più squisita che avessimo mai assaggiato. Devo ammettere che anch'io ebbi l'impressione di non averne mai bevuta una del genere, dalle simili qualità di freschezza e limpidezza, in grado di restituirmi così rapidamente le forze. Ne prendemmo poi a piene mani, inondandoci la testa e il collo per rigenerarci, immergendo la fascia a cimacchi, con cui gli asceti sono soliti cingersi il capo, riempendoci le borracce. Una sorta di evidente eccitazione sembrava accomunare tutti i presenti. Uno degli asceti fece notare che l'effetto energizzante della sorgente era forse legato ai sali minerali presenti nel sudore che avevamo mischiato nell'acqua. Tuttavia, ciò non tolse l'euforia del momento, che in seguito, una volta ritornati in città,
davanti a un boccale di birra per festeggiare il completamento dell'ascesi, non esitammo a ricordare e commentare. Il leader degli ascetici spiegò che la sensazione provata veniva dopo la lunga scalata, pratica ascetica che sola permetteva poi di percepire in modo diverso e apprezzare la montagna con tutte le sue semplici ricchezze. Una tale esperienza estesica di convivialità, legata al piacere percettivo provato, al sapore dell'acqua e alla visione di un paesaggio, dischiude un'intera semiotica del mondo naturale, in cui le qualità sensibili agiscono sì sui soggetti attraverso la mediazione del corpo, ma solo però dopo un duro apprendistato e pratica di ascesi. Ci viene da pensare alle parole di Gremasse nel suo lavoro dell'imperfezione. Il profumo del garofano, il profumo della rosa, leggo dalla citazione, sono certamente in un primo tempo identificabili come metonimie del garofano e della rosa. Essi non si distinguono per quel che riguarda il loro modo di formazione, dalle gestalte invisive lette da qualcuno che se ne intende un po' di fiori. Occorre ancora che le armonie profumate nascoste dietro questi appellativi originari svelino al soggetto le loro coalescenze e le loro corrispondenze per guidarlo attraverso fascinazioni atroci ed esaltanti verso nuove significazioni che procurano una congiunzione intima, tutt'uno con il sacro, carnale e spirituale al contempo. E ancora, così la figuratività non è un semplice ornamento delle cose. Essa è quello schermo dell'apparire la cui virtù consiste nel dischiudersi, nel lasciarsi intravedere, grazie o a causa della sua imperfezione, come una possibilità di senso ulteriore. Gli umori del soggetto ritrovano in tal modo l'immanenza del sensibile. Accade dunque che le figure si dischiudano e che si verifichi quell'inversione del rapporto tra soggetto e oggetto, definita da Gremasse come presa estetica, in cui il tempo si arresta e il mondo sovrasta l'uomo fondendosi con esso. Il riferimento a Merleau-Ponty, il cui nome è citato da Gremasse, è evidente, soprattutto nelle sue ultime formulazioni della trasgressione intenzionale in Signi, la quale, secondo il fenomenologo, rovescia la relazione ordinaria con gli oggetti, fornendo ad alcuni di essi il valore di soggetti, e nel lavoro postumo il visibile e l'invisibile, nella cui descrizione del chiasma intreccio tra corpo e mondo, la cosiddetta carne del mondo, anche il linguaggio diventa, cito, la voce stessa delle cose, delle onde e dei boschi. D'altronde, Alessandro Duranti, nel suo ultimo libro The Anthropology of Intentions, dedicato a Husserl, ha messo in luce come anche negli scritti inediti del filosofo tedesco, pubblicati di recente nel suo Nachlass, e includente un vasto numero di note preparatorie e manoscritti salvati dai raid nazisti dopo la sua morte nel 1939, la sua posizione di Husserl si fosse considerevolmente avvicinata a quella assunta molto più tardi da Merleau-Ponty. In essi Husserl parla ad esempio di come gli oggetti lì fuori esercitino un particolare traino e attrazione affettiva sui soggetti e della costituzione reciproca tra sé e mondo, in cui un fondamentale ruolo è svolto dall'altro nella costruzione dell'ego. Ma se le figure del mondo sono in grado di dischiudersi fino a farci sentire il sapore dell'acqua, e questo può essere addirittura condiviso collettivamente, seguendo le dinamiche di un contagio estesico e affettivo, è possibile comunicare tale esperienza attraverso l'etnografia? Azzardiamo qui una possibile ipotesi. Forse non siamo ancora in grado di descriverlo, ma possiamo imparare a farlo attraverso una serie di traduzioni a livello microfisico dell'esperienza, nei piccoli aggiustamenti con cui apprendiamo una forma di vita particolare, quella della sceta. Aggiustamenti che, dobbiamo riconoscerlo, fanno venir meno qualsiasi importanza data a una soggettività concepita come a prioristicamente umana. La sceta, infatti, rinuncia al sé, o più precisamente scopre che in realtà il sé è una moltitudine, una rete che connette e non separa uomini, dei, luoghi e discorsi del mondo naturale. Concludo. Sebbene oggi ci siamo concentrati sugli aspetti religiosi di una possibile autobiografia spirituale del Monte Pongo, siamo di fronte a una semiotica del mondo naturale come luogo plurimo, in cui diverse ontologie coesistono e vengono prodotte da numerosi discorsi,
sotto forma di diversi effetti di realtà. Tali discorsi, oltre a quello ascetico-religioso, dovrebbero anche includere il discorso sportivo-ricreativo dei numerosi hikers che affollano il Monte Kongo, poi il discorso turistico e museale dei visitatori dello Shizai Museum, il Museo della Natura, quello amministrativo-politico delle autorità del villaggio di Chihaya, quello storico-artistico degli archeologi che di tanto in tanto vengono a fare ricerca in questi luoghi, e altri ancora. Visitando il Museo della Natura, però, abbiamo visto che un particolare rovesciamento venga attivato da tale dispositivo, che mette in moto un ripensamento radicale del Monte Kongo come soggetto collettivo e ibrido, capace di scrivere una propria autobiografia attraverso ognuno di questi discorsi e forme di vita. Quasi una sorta di conversione, creata da un gioco di specchi tra l'interno e l'esterno del museo. Concludendo, potremmo dire con Calvino in Palomar: forse l'io non è altro che la finestra attraverso la quale il mondo guarda il mondo. Grazie. Passo direttamente a introdurre il nostro secondo relatore, che ci farà rimanere in Giappone, perché oggi appunto abbiamo una sessione proprio dedicata a autobiografie nella cultura giapponese. Dunque vi presento Simone Garofalo, che è dottorando in semiotica e media presso l'Università di Torino. Sempre a Torino ha conseguito la laurea triennale in lettere moderne e poi la magistrale in comunicazione e cultura dei media. Muove da un forte interesse per le culture buddiste e specialmente nell'ambito giapponese, nelle loro declinazioni sia tradizionali che moderniste, e la sua ricerca attuale verte sugli stili di vita contemporanei con un focus principale sul minimalismo e mira a tenere insomma insieme i fili di questa ricerca attraverso lo studio di varie dimensioni come l'etica, l'estetica, l'autoaiuto e la spiritualità. I suoi interessi di ricerca principali riguardano le religioni vecchie e nuove, gli stili di vita, il self-help e l'educazione. La sua tesi di laurea magistrale è stata pubblicata nella colonna dei saggi di Lexia per Aracne nel 2019 con il titolo di Narrarsi in salvo, semiosi e antropopoiesi in due buddismi giapponesi. Bene, grazie Jenny ovviamente sia per l'invito che per la presentazione. Non sto a ripetere cose ovvie, la mia gratitudine era implicita dall'inizio. Allora, oggi vorrei parlarvi, come è chiaro diciamo già dal titolo del mio intervento, di un'autobiografia in un senso un po' diverso da quello a cui forse ci ha abituati questo seminario in altri interventi, nel senso che vi parlerò in realtà non di autobiografia in senso testuale, di testi, neanche in un senso allargato come quello di cui ci ha parlato Tatsuma, ma di una pratica, proprio di uno scriversi dentro, che, come dice il titolo, appunto un verbo, una pratica autobiografica invece che una produzione autobiografica in un testo, lo vedremo. Ma questa pratica è una pratica che, come a molte altre nella storia della psicologia, specialmente in Giappone, ha una dimensione ambigua, sta a cavallo fra diversi domini. Nel titolo ho parlato di ascetismo, di psicoterapia, di autoaiuto, e di questo terzo elemento in realtà vi anticipo che non riuscirò molto a parlarvi perché mi sono reso conto, diciamo, preparando questo intervento, che avrebbe richiesto molto più tempo e molto più lavoro, però più in generale si tratta di una pratica che sta a cavallo fra un dominio religioso, uno psicoterapeutico e uno, diciamo, spiritualista. Cosa intendo? Intendo che è una pratica che nasce a partire da un rituale in tutto e per tutto religioso, in ambito buddista e anche ascetico, tra l'altro, e viene poi prima semplicemente attenuato, e poi progressivamente secolarizzato in una forma di psicoterapia, quindi in un'ottica più medico-scientifica. E più avanti ancora, in un certo senso, ritorna un po', in certe declinazioni alle sue radici religiose, però mai del tutto esplicitamente, ma rimane una forma di spiritualità,
quindi un modo di vivere più complessivo, una visione del mondo più generale. In questo modo si tratta di una pratica come incastrata fra un paradigma della salvezza religiosa, diciamo, ovviamente intesa in senso buddista, un paradigma della salute mentale, diciamo, psicologica, e un paradigma che qua ho chiamato felicità, ma in realtà termini che si potrebbero usare potrebbero essere tanti altri, tipo benessere, un altro molto popolare in Giappone è stato guarigione, ovviamente non in italiano ma in giapponese. Ho cercato di evitare parole giapponesi nel mio intervento per renderlo più digeribile, diciamo, più comprensibile possibile. Questa pratica è appunto il Nikan, come ho scritto nell'intervento, letteralmente significa guardarsi dentro, introspezione, ed è una pratica che, al contrario di altre pratiche psicoterapeutiche giapponesi, non nasce da un contatto con le teorie, le pratiche psicologiche, psicanalitiche, psichiatriche occidentali, ma al contrario fa un movimento opposto, cioè muove proprio da un rituale buddista giapponese, Mishirabe, di cui vi parlerò alla fine, letteralmente significa esame di sé, e cerca di secolarizzarlo, di renderlo più accettabile, più accessibile, più diffuso nella società progressivamente modernizzata e secolarizzata giapponese. L'ideatore si chiama Yoshimoto Isshin, era un buddista, ha ideato questa pratica a partire del Novecento, e in realtà io vi risparmierò i dettagli storici, qua ho semplicemente riportato appunto le tappe principali. Nel 1937 Yoshimoto ha un'esperienza, diciamo, finalmente di successo, nel senso che ci prova quattro volte nel Mishirabe prima di riuscire a ottenere l'esperienza, diciamo, salvifica, e successivamente si convince che la sua missione nella vita era quello di diffonderla al di fuori della cerchia ristretta e segreta che praticava questo rito, perché si trattava di un rito eterodosso. Nel 1941, dopo aver appunto prodotto una versione più attenuata, più semplificata del Mishirabe, lo inizia a chiamare con il nome di Nikan, e dal 1943 in poi lo promuoverà anche in ambiti informalmente più secolari, a partire dalla sua stessa azienda. Negli anni 50 e 60 invece la secolarizzazione diventa più spinta. Nel 1954 infatti deciderà di proporlo in ambiti pubblici, nel carcere innanzitutto, e quindi non poteva più avere degli elementi esplicitamente religiosi legalmente. E a partire da questa spinta inizialmente a diffonderlo nell'ambito del carcere, si passerà poi a tante altre istituzioni educative, quindi scuole, università, poi ospedali, trattamenti per dipendenze, soprattutto alcolismo e via dicendo. Infine, negli anni 70-80, e la pratica si diffonde ulteriormente, si trasforma ulteriormente, viene formalizzata in quelle due direzioni diverse che ho indicato prima. Quindi da una parte c'è una sorta di divario, da una parte tra una declinazione più in termini medici, termini scientifici secolarizzati, e un'altra invece più spiritualista, sempre senza prendere, diciamo, senza risolvere questa ambiguità, sempre rimanendo a cavallo fra questi domini, come ho detto. Il tema del seminario, però, appunto, l'autobiografia spirituale, io ho scelto questo argomento perché credo che abbia a che fare con entrambi, ovviamente. Infatti, come ho detto, il Nikan è una pratica che, in una sua declinazione, nello specifico, è particolarmente, appunto, spirituale, spiritualista nella sua presentazione, ma che secondo me è spirituale anche proprio nel fatto stesso di essere come una pratica incastrata fra diversi domini, perché almeno nella sua accezione, nel senso comune contemporaneo, la spiritualità è molto spesso una specie di categoria residuale, differenziale, ovvero una religiosità che in parte rifiuta se stessa e soprattutto rifiuta i suoi elementi istituzionali, tradizionali, eccetera, per insistere su altri elementi e in parte anche secolarizzarsi, ma senza arrivare agli estremi, diciamo, di una secolarizzazione scientifica piena, a meno che non venga trasformata in una. Non in scienza, ma in scientismo, che è una cosa ancora diversa. Però, appunto, mi sembra una pratica spirituale innanzitutto in questo senso. E poi, ovviamente, al centro del Nikan vi è una pratica autobiografica, altrimenti non avrei scelto di parlarvi di questo, ovvero la sua introspezione è una retrospezione, cioè un guardarsi indietro, oltre che un guardarsi dentro, che è verbale e narrativo, cioè in sostanza ci si racconta. Come vedremo, ci si racconta oralmente. E quindi questo appunto ne fa qualcosa di diverso dall'autobiografia in senso stretto, dal momento che un'autobiografia è una scrittura.
però sostanzialmente ci si racconta in maniera autobiografica e ci si racconta per trasformarsi. Anche qui l'elemento spirituale sta nel fatto che si cerca attraverso la narrazione di trasformare se stessi, trasformarsi nello spirito, comunque come lo si vuole intendere, ovviamente nelle letture più psicoterapeutiche viene intesa come salute mentale, come personalità, individualità, eccetera. Dall'altra parte invece come spirito, con altri termini più, cioè meno medici, meno medicamente orientati, diciamo. Questa trasformazione di sé la vediamo ad esempio in una delle definizioni di Nican date dalle guide Nican che conducono effettivamente la pratica, che la descrive come un rivedere la propria storia di vita da nuove prospettive e ricostruirla da una storia oscura e sfortunata a una storia luminosa e gioiosa. Quindi vediamo che appunto c'è questa concezione di trasformare la propria soggettività, la propria persona attraverso una trasformazione della propria storia di vita, una rivalutazione, una sistematica ristrutturazione della propria storia di vita. Qua vediamo invece anche un'altra citazione di Yoshimoto che invece illumina più l'aspetto verbale. Le parole con cui viviamo oggi diventano parte delle nostre vite domani. Il che ovviamente per Yoshimoto, cioè avendo ideato la pratica all'inizio anche in senso esplicitamente religioso, aveva un'accezione anche buddista di reincarnazione. Le nostre vite domani sono anche le nostre vite future, ma in generale, anche in un'accezione più secolare, semplicemente ci si trasforma la propria vita dal momento del Nican in poi attraverso il racconto. Quindi in questo senso è un'autobiografia appunto spirituale, non nel senso che ha a che fare per forza con cose esplicitamente spirituali, anche se in realtà se si leggono dei resoconti della pratica molto spesso vi sono addirittura delle esperienze mistiche, spirituali da parte di praticanti, anche se non ci focalizzeremo su quelle, però è un'autobiografia spirituale nel senso appunto che si cerca di trasformarsi attraverso il racconto. Si tratta però. Ok, qui vi parlerò del Nican intensivo, ovviamente, che è la sua forma standard, ovvero al di là delle varianti, le diverse fasi che ho elencato prima di secolarizzazione, i vari divari i modi di declinarli, sostanzialmente il Nican nella sua versione standard è un ritiro settimanale in un centro Nican che sostanzialmente è la residenza di solito della guida stessa, della guida Nican, in cui si riflette per 7 giorni, 16 ore al giorno, in maniera quindi intensiva, focalizzata e strutturata sulla propria vita, in condizioni di semi-isolamento e di deprivazione sensoriale, ovvero si sta in degli spazi isolati, che vedete qua nella foto a sinistra, appunto per non vedere innanzitutto gli altri praticanti, ma anche per non avere distrazioni davvero di alcun tipo, e in maniera totalmente strutturata si riflette sulla propria vita, sia nella struttura esterna, sia nella struttura interna della pratica, come vedremo. Nella struttura esterna perché gli spazi, i tempi, le attività sono tutti per intero strutturati a priori dalla pratica, ovvero il praticante si sveglia sempre alla stessa ora, mangia sempre alla stessa ora, si lava sempre alla stessa ora e via dicendo. C'è una routine piuttosto rigida di attività quotidiane che non può essere cambiata e modificata in alcun modo. E poi, anche sempre dal punto di vista esterno, in realtà la maggior parte del tempo il praticante la passa dentro il suo involucro, diciamo, il suo spazio privato, a riflettere sulla propria vita. Poi la riflessione è a sua volta internamente strutturata, nel senso che avviene attraverso un set di temi, che ovviamente noi analizzeremo un po' più nel dettaglio dopo, e avviene in una impostazione relazionale cronologica, ovvero si riflette in relazione ad un'altra persona, solitamente a partire dalle relazioni più strette, quindi dalla madre o dal padre, dai genitori, diciamo, e si prosegue a partire dall'infanzia verso il presente, per poi ricominciare da capo con un'altra persona quando si raggiunge effettivamente il presente. Questo lo si fa in blocchi di 2 ore per volta, e ogni 2 ore la guida Nican si presenta dal praticante, aprendo una parte del pannello di carta, e il praticante de si deve raccontare, deve riassumere in un breve report di pochi minuti diciamo, i risultati di quel blocco della sua riflessione. Ovviamente entreremo nei dettagli più avanti. In tutto ciò la guida ha un ruolo di ascolto, praticamente, cioè di ascolto silenzioso, non intervi a parte la spiegazione iniziale, ovviamente quando
il praticante si presenta nel centro Naikan e deve conoscere le regole, la routine di base del centro Naikan. Sostanzialmente, da quel momento in poi, esplicitamente la guida non interviene più, non dialoga, non commenta il racconto del praticante, non interviene. Questo perché la pratica è costruita, intesa come una sorta di trasformazione spontanea, ovvero il praticante attraverso il suo stesso racconto, la sua stessa riflessione, deve trasformare se stesso, cosa che di solito avviene verso il terzo o quarto giorno, in una forma di sblocco, dopo il quale i ricordi del praticante iniziano a sgorgare più numerosi, più vividi, più ristrutturati, cioè iniziano a ricalcare dei modelli ben precisi e via dicendo. E questo deve avvenire spontaneamente, per cui la guida non deve intervenire, ma deve semplicemente permettere mettere il praticante nelle condizioni perché ciò accada. Questo è sostanzialmente il suo ruolo esplicito. Poi noi vedremo che in realtà le cose sono un pochino diverse. In ogni caso, la mia ipotesi di base rispetto a questa pratica è che anche se si tratta, come si vede, sia nella riflessione individuale dentro l'involucro, sia nel proprio raccontarsi alla guida, di un'autobiografia appunto orale, un'autobiografia intesa come una pratica, un discorso, più che come una produzione testuale, anche se come vedremo in realtà ci sono anche delle tracce testuali nel Naikan, ma non fanno parte in senso stretto della pratica, però questo ci arriveremo. L'ipotesi del mio titolo è quella che quindi se non ci si scrive esteriormente è possibile, produttivo, leggere questa pratica come una forma di scrittura interiore, cioè come uno scriversi dentro, un riscriversi dentro la propria storia di vita a fini appunto trasformativi, come abbiamo visto. Quindi che l'introspezione che dà il nome alla pratica sia anche da intendersi come una introscrizione, e che quindi l'autobiografia rimanga ma sotto forma di abiti interiori, come diciamo espliciterò meglio più avanti. Questa non è un'ipotesi del tutto nuova perché diciamo che lo studio in termini narrativi di pratica religiosa, qualcosa che ho già condotto in passato, come ha anticipato Jenny nella mia tesi magistrale, occupandomi soprattutto in ambito buddista giapponese di pratiche che anche a prima vista non sono esplicitamente narrative, e anzi sembrano la cosa meno narrativa del mondo, come ad esempio nel caso del buddismo zen, la meditazione seduta. Io ho cercato di intendere sia le pratiche stesse in termini narrativi, sia di leggere un po' il retroscena narrativi di quelle pratiche. E fra l'altro mi sono occupato anche della tradizione buddista a cui appartiene lo Shimoto, il buddismo Shin, di cui vi dirò qualcosa nell'ultima parte del mio intervento, soprattutto per mostrare come il Naikan si sia formato a partire appunto dal Mishirabe prima, e prima ancora dalla pratica centrale del buddismo Shin, che è il Nembutsu, la recitazione del nome del Buddha. Il percorso quindi che vorrei seguire è sostanzialmente un percorso a estensione dello sguardo progressiva, diciamo, cioè inizieremo dal nucleo narrativo più esplicito della riflessione Naikan, ovvero i temi che strutturano di fatto la riflessione autobiografica nel Naikan, e allargheremo poi via via lo sguardo all'intorno contestuale, l'intorno materiale e sociale della pratica, ciò che succede attorno al praticante mentre riflette. Quindi da un lato il rapporto con la guida, qui di fatto ci si racconta, dall'altro il rapporto con l'ambiente del centro Naikan nel complesso, e infine il rapporto con gli altri praticanti, che comunque sono presenti, anche se ciascuno nel proprio involucro, diciamo. In terzo luogo, appunto, dirò ancora qualcosa delle radici religiose nel buddismo Shin del Naikan, perché penso che dia un contesto molto importante per capire perché è fatto in questo modo il Naikan, e soprattutto perché si può parlare in un certo senso di scrittura interiore, anzi in due sensi di scrittura interiore. E infine farò qualche conclusione generale, che qua ho definito in conclusione generale per ammettere esplicitamente il fatto che non ho mantenuto la promessa del titolo di parlare anche di autoaiuto. Vi farò soltanto dei cenni, diciamo, come un'ipotesi di studio successivo. Iniziamo quindi dai tre temi fondamentali. Questi temi in realtà sono stati formalizzati, come ho detto, la formalizzazione più spinta viene dagli anni 60 in poi. E questi infatti sono stati formalizzati nel 68, se non sbaglio. Quindi già una ventina, quasi una trentina di anni dalla nascita del Naikan. E però quando sono stati formalizzati, di fatto sono diventati davvero il fulcro del Naikan, diciamo un elemento imprescindibile che
da quel momento in poi accomunerà tutte le varianti, tutte le forme, tutte le fasi del Nikan, quindi sono davvero, vanno al cuore della pratica stessa. In più ci saranno anche un paio di temi aggiuntivi di cui parlerò alla fine, ma sostanzialmente questi sono quelli di default che vengono proposti al praticante all'inizio. Questi tre temi sono, come vedete, posti in una maniera piuttosto semplice, anche interrogativa diretta, come una triplice riflessione, cioè il praticante nel riflettere sulla propria vita deve riflettere su che cosa ha ricevuto dall'altra persona in cui sta riflettendo in quel momento, in quel dato blocco, su cosa ha restituito all'altra persona e sui problemi che ha causato all'altra persona, sempre in quel periodo e in relazione a quella data persona. Quindi è chiaro che nel Nikan, nel riflettere, questi tre temi fanno da una parte come catalizzatore dei ricordi, dall'altra come elemento strutturante, ovvero mettono i ricordi della vita del praticante rievocati sotto una certa luce. E questo è esplicito da parte delle guide Nikan stesse, ovvero non c'è la pretesa che a questo livello, con questi tre temi, si sia effettivamente, si tratti di una riflessione neutrale sulla propria vita. E questo, diciamo, è palese nel fatto che vi è una asimmetria lampante nei tre temi. Cioè, mentre possiamo leggere il primo e il secondo tema chiaramente come uno è il contrario dell'altro, ovvero da una parte che cosa hai ricevuto dall'altra persona, dall'altra che cosa hai restituito all'altra persona, lo stesso non si può dire per il terzo tema, cioè non c'è un quarto tema in cui si riflette sui problemi che l'altra persona ha causato al praticante. E questo, il motivo di questa scelta non è un segreto, appunto, è un'impostazione orientata ma esplicita a lasciare cadere un elemento che nella visione del Nikan diciamo, viene troppo facile e troppo spontaneo, viene già troppo bene ai praticanti, alle persone in generale, e riflettere e notare e enfatizzare i problemi che le altre persone causano a se stesse, al praticante stesso. E quindi diciamo c'è una visione di partenza di una natura umana sostanzialmente che è lasciata a se stessa egocentrica, che questi tre temi nell'insieme dovrebbero, cioè, dovrebbe, a cui dovrebbero porre rimedio da una parte attraverso l'impostazione relazionale, ovvero il fatto che non ci si racconta da soli la propria vita come protagonisti, gli altri sono semplicemente dei contorni, ma ci si racconta sempre ogni volta in relazione a delle persone. E dall'altro appunto con questa omissione esplicita di un tema sui quattro che lascia questi tre temi. Noi ovviamente non possiamo garantire alle premesse, alle strutture della pratica, la naturalità, l'oggettività, la neutralità che a volte pretendono di avere, come nel caso di questa appunto inclinazione naturale delle persone a raccontarsi in maniera egocentrica. E quello che dobbiamo fare è semplicemente raccogliere appunto queste premesse come tali e capire come funzionano nella pratica, sia lì dove, come in questo caso, sono esplicitamente riconosciute, sia lì dove invece non lo sono, dove mettono in forma, come vedremo, altri elementi della pratica ai diversi livelli, ma senza che se ne parli esplicitamente, senza che sia evidente a prima vista, come in questo caso, dove appunto la simmetria è palese. In ogni caso, è chiaro che l'obiettivo della pratica del Nikan è narrarsi in maniera diversa, cioè raccontarsi, trasformare la propria autobiografia da un'autobiografia parziale, distorta, falsa perché troppo egocentrica, ad un'autobiografia che invece è relazionale, decentrata, ampliata e anche in un certo senso oggettiva. In questo senso i temi in se stessi non sono neutrali, ma l'obiettivo è una certa neutralità e naturalità nel fatto che sono tre temi che non sono neutrali per correggere a uno scompenso naturale, e quindi sommando gli scompensi il risultato dovrebbe essere una forma di neutralità, almeno nella visione Nikan. Noi appunto daremo uno sguardo un pochino più attento a questi temi, a partire innanzitutto dal primo. Infatti, in realtà questo lo si può vedere in tutti e tre i temi, ma soprattutto nel primo si nota come il decentramento all'opera nei temi non sia totale ma parziale e ben specifico, nel senso che nel raccontarsi alla guida, ma anche a se stessi mentre si riflette, attraverso il filtro del primo tema, quindi cercando di andare a vedere che cosa si è ricevuto dall'altra persona, è chiaro che si sta facendo qualcosa di diverso dal chiedersi che cosa l'altra persona ha dato a noi attivamente, e
e soprattutto a cosa abbia provato, le sue intenzioni, le sue emozioni e altri elementi interpretativi di questo tipo. Semplicemente quello che avviene è cioè si rimane anche linguisticamente all'interno del proprio spazio di soggetti, come si vede, nel senso che si è soggetti di un verbo che di fatto semanticamente è passivo, nel senso che si riceve da un'altra persona ed è relazionale perché ci mette in contatto con un'altra persona. E tuttavia non si assume il punto di vista dell'altro, non si assume la soggettività dell'altro, non si cerca di capire l'altro. Si gira semplicemente, si rovescia semplicemente il verbo al passivo in un rovesciamento verbale. Dall'altra parte questo è confermato nel terzo tema, ovvero quello sui problemi causati dal praticante all'altra persona. Questo perché, a guardarlo bene, il terzo tema, che a prima vista sembra isolato, separato dagli altri due, è in realtà un raddoppiamento del primo, o almeno può essere molto spesso un raddoppiamento del primo, uno sviluppo di ciò che nel primo tema è implicito. Infatti, diciamo, un beneficio che viene ricevuto dal praticante da un'altra persona può anche essere riletto, e nel Nican deve essere riletto implicitamente, quello è il punto, come un problema, un fastidio, un costo che si è causato a quell'altra persona. E quindi i due temi si saldano. Ad esempio, fare un esempio banale, non so, se si è ricevuto un passaggio in macchina da un'altra persona, questo passaggio in macchina comparirà o potrà comparire, tendenzialmente comparirà, sia all'interno del primo tema, come un beneficio che si è ricevuto al passivo dall'altra persona, sia come un fastidio che di fatto si è causato in qualche modo all'altra persona per il fatto di averla costretta ad accompagnarci in macchina. L'effetto di questa conversione in due fasi, diciamo, una conversione di un'azione dall'altra persona nei nostri confronti al passivo e poi di nuovo rigirata all'attivo e al negativo, e il senso di questo gesto è quello di accumulare da una parte un senso di debito passivo e dall'altra un senso di colpa attivo, che come vedremo sono centrali nello sviluppo di una certa soggettività del Nigen. A questo dovrà l'unico elemento di compensazione a questo potrebbe essere soltanto il secondo tema, ovviamente, essendo l'unico tema standard, diciamo, a disposizione del praticante, in cui il praticante è soggetto attivo di un verbo positivo. E tuttavia, a parte il fatto che appunto è in svantaggio numerico rispetto agli altri temi, come abbiamo detto, qua in questo caso intervengono delle strutture appunto più profonde di quelle che sono esplicitamente evidenti nei tre temi, perché interviene l'impostazione cronologica e relazionale stessa della narrazione, ovvero il fatto che nel Nican non si può iniziare a raccontarsi da dove si vuole e neanche si può procedere nel racconto come si vuole, bensì si deve iniziare solitamente dalla propria infanzia, diciamo da più vicino possibile all'inizio, alla nascita, ai primi ricordi, l'infanzia, le scuole elementari sostanzialmente, e dal proprio rapporto con la madre. E questo di per sé può sembrarci anche naturale, può sembrarci, può essere anche naturale, oggettivo, neutrale, quanto vogliamo anche innocuo, semplicemente perché alla fine si inizia dall'inizio, sembra abbastanza scontato. Però in relazione ai tre temi non è così, perché questo ovviamente opera una sorta di neutralizzazione, di depotenziamento del secondo tema, dato che nel contesto dell'infanzia ci si trova di fatto, per natura, in una situazione in cui sostanzialmente non si restituisce nulla alle persone che si attorno perché si è totalmente dipendenti da loro. Il secondo tema rispetto all'inizio, quindi a tutte le prime fasi del racconto di sé che si fa nel Nican, sta lì a significare una mancanza già scritta, un'assenza, perché è un momento della propria vita in cui da un lato si riceve tutto, la vita stessa, il supporto dei propri genitori e via dicendo, dall'altro non si causano un sacco di problemi in quanto bambini, come sanno molti di noi, e invece per quel che riguarda il secondo tema non si restituisce praticamente nulla. E questo è, a guardare bene il tema anche nella sua formulazione, è implicito nella sua stessa formulazione come un restituire, non si parla genericamente di che cosa hai dato all'altra persona, neanche che cosa l'altra persona ha ricevuto da te, che sarebbe in realtà il vero rovescio del primo tema, a pensarci bene, d'altro che nella prima si chiede che cosa si riceve dall'altra persona. Invece no, si riflette su cosa si è restituito all'altra persona. Questo linguisticamente già implica il fatto che si è prima ricevuto qualcosa, quindi implica il primo tema. Il che fissa verbalmente il secondo tema come tema secondo, come
tema che per forza deve venire dopo il primo e che di fatto è secondario, proprio perché per l'impostazione, la sua enfasi sull'infanzia, fa iniziare con un lungo ritardo il secondo tema. Per lungo tempo non è... la risposta al secondo tema sarà sostanzialmente nulla. E in questo, a rafforzare questo, vi è anche una certa ideologia narrativa che è evidente sia di nuovo nella formulazione, sia nella struttura della pratica, nelle indicazioni che vengono date al praticante dalla guida Naika nella sua spiegazione iniziale. Infatti una ideologia narrativa molto fattualista, per cui la risposta sostanzialmente, la riflessione deve avvenire attraverso elenchi di cose molto specifiche, concrete, fatti, azioni e via dicendo. Come è chiaro nella formulazione interrogativa diretta con che cosa hai ricevuto, che cosa hai restituito, che cosa hai causato, già linguisticamente nei tre temi stessi. Però appunto in realtà fa anche parte solitamente dei consigli, dei suggerimenti, delle spiegazioni che vengono fatte all'inizio dalla guida Naikan stessa. E questo ovviamente porta a svalutare tutta una serie di altri fenomeni che già abbiamo visto essere messi in secondo piano, ovvero le emozioni, le intenzioni, elementi più interpretativi, elementi più generali, più astratti. Cioè, per fare un esempio concreto, dal punto di vista di un Naikan ideale, non sarebbe una risposta del tutto corretta al secondo tema, del tutto accettabile, del tutto valorizzata positivamente al secondo tema, ad esempio dire che da bambini si è restituito ai propri genitori tanto amore, gioia, qualcosa del genere, diciamo affetto e via dicendo. Ovviamente non è vietato dirlo, nel senso che la guida ascolta sostanzialmente in silenzio per tutto il tempo, quindi è possibile dire quello che si vuole, però progressivamente e via via appare via via come una risposta svalutata come troppo generica, come troppo vaga, come una sorta di giustificazione appare in confronto alle cose invece ben concrete che entrano nel periodo infantile, nel primo e nel terzo tema, diciamo. C'è questo confronto implicito fra i due temi che è appunto dovuto a questo verbo del restituire, che implica per forza già il primo tema. Nel complesso, quindi, i tre temi, è chiaro che sia nella loro formulazione, sia nella loro impostazione strutturale, danno fin dall'inizio un imprinting molto forte alla narrazione di sé. Questo avviene ovviamente soprattutto nelle prime fasi di ciascun ciclo, cioè di ciascun ciclo temporale relativo ad una persona, perché si inizia appunto sempre ogni volta dall'infanzia. Ma questo ovviamente va a colorare tutta la narrazione che segue. Il fatto di iniziare in quel modo orienta tutta la narrazione, anche i rapporti con altre persone, in altri momenti della vita in cui magari si restituisce effettivamente qualcosa, si spera, va a orientare anche quelle narrazioni lì. Il paradigma di base è chiaramente quello del rapporto fra madre e figlio, ovvero soprattutto in particolare il paradigma della nascita, che fa un po' da metafora per tutti i rapporti con gli altri, ovvero l'evento della nascita è un evento che, come vediamo anche nella citazione abbastanza chiara di Yoshimoto, il giorno in cui sei nato e il giorno in cui tua madre ha sofferto. In questa citazione vediamo tutti e tre temi nella loro forma più sintetica, più estrema, perché nella nascita, nell'evento della nascita, si è ricevuto tutto, si è ricevuto il bene immisurabile della vita stessa, non si è dato indietro assolutamente nulla e anzi si è provocato i dolori del parto. Quindi è chiaro che la colorazione, la strutturazione dell'autobiografia nel Naikan avviene attraverso questa impostazione ben precisa, questo orientamento ben preciso. Qui sono però anche degli altri temi aggiuntivi o sostitutivi che sono rivelatori, perché sono sostanzialmente utilizzati in caso di difficoltà del praticante. E questo li rende rivelatori perché se vengono utilizzati in caso di difficoltà è perché sono intesi come più semplici, e di fatto lo sono. Abbiamo da un lato un tema, il tema semplicemente del ricordare in quel dato periodo temporale le volte in cui si è mentito, le volte in cui si è rubato. Dall'altra invece il calcolare, il contare, lo stimare, dipende, i soldi spesi o investiti dai genitori per crescere il praticante, per educarlo, per alimentarlo e via dicendo. Quindi vediamo di nuovo un'enfasi sui fatti concreti, sui fatti specifici e così via, un'enfasi sulla relazionalità e un'enfasi da una parte sui mali causati e dall'altra sui beni ricevuti. Quindi ritroviamo la stessa impostazione in una versione molto più diretta, molto più esplicita, molto più chiara per i praticanti in difficoltà.
Quindi diciamo che questi due temi tradiscono un po' quello che nel resto degli altri tre temi era abbastanza implicito, diciamo. Nel complesso, inoltre, è chiaro che questi tre temi, più ancora dei tre temi standard, chiarisce la forma morale e religiosa della confessione che sta dietro questa pratica autobiografica, ovvero una forma morale che potremmo dire utilitarista, in cui ci sono appunto una sorta di contabilità dell'anima fra beni concreti, mali concreti, che in linea di principio sono quantificabili e in questi temi aggiuntivi sono quantificabili, perché appunto abbiamo soprattutto nel caso dei soldi investiti dai genitori anche una quantificazione diretta. E abbiamo questa forma appunto di contabilità dell'anima che vede sostanzialmente nelle azioni delle transazioni fra individui, che è tipica dell'utilitarismo. Ciò che fa però di questa pratica una pratica non utilitarista, ma semplicemente formalmente utilitarista, ma moralmente, materialmente qualcos'altro, è il fatto che di fatto, per come è impostato il calcolo, per come è impostato il conto, come si è visto, è un conto che a priori è impossibile saldare. È un conto che non è né possibile saldare né ideale saldare, nel senso che l'obiettivo non è come nell'utilitarismo classico, quello di massimizzare il bene per tutti i soggetti coinvolti individuali, non è quello neanche lontanamente. Al contrario, è quello di rendersi conto di un ammasso di debito smisurato, diciamo del proprio conto impossibile da saldare, e però anche di rendersi conto che ciò nonostante questo debito è già stato saldato o rimesso, nel senso che si è stati amati, supportati, nutriti dalle altre persone, nonostante da una parte il fatto che non sia restituito nulla, non sia restituito, sia restituito poco, e dall'altra il fatto che anzi si sia causato problemi, si sia causati fastidi, costi, e che ci si sia nel complesso rinchiusi in una narrazione egocentrica, una narrazione distorta, parziale, falsa e via dicendo. Questo fa ovviamente dei tre temi, dei temi che presi due a due, come abbiamo visto, sono temi in realtà gemelli, sono temi che possono essere visti come uno il rovescio dell'altro, ma non l'opposto dell'altro, che è diverso. Infatti, vediamo che prendendo il primo e il secondo tema, possiamo dire che il praticante ha ricevuto moltissimo dall'altra persona, nonostante il fatto che abbia restituito poco all'altra persona, e dall'altra parte invece il fatto che rispetto al primo e al terzo tema abbia ricevuto moltissimo, nonostante il fatto che abbia causato dei problemi. Questo nonostante va proprio al cuore, diciamo, strutturale della pratica del Nichan, è sostanzialmente una pratica che mette a contrasto diretto un senso disforico accumulato, che viene poi convertito, capovolto, in un senso altrettanto forte di gratitudine, quindi anche euforico, ma una gratitudine, un'euforia che è ancora macchiata della disforia iniziale, una soggettività quindi che viene a costruirsi su questa narrazione, che io ho definito dolce amara, perché rimane sempre sospesa, duale, sempre una gratitudine ancora macchiata di colpa, e una colpa che però sempre è rovesciata di continuo in gratitudine. Di questa soggettività sono date anche tante letture diverse in ambito, ad esempio, psicoanalitico, psicologico, come una soggettività docile, utilizzando un termine che in giapponese mi pare sia sunao, e ha delle connotazioni, mi pare sia utilizzato soprattutto in ambito infantile, quindi in relazione dei bambini, e quindi tutto ciò andrebbe a legarsi nuovamente con il framing narrativo dell'infanzia, del rapporto madre-figlio, ma in tutto questo ho deciso di non inoltrarmi troppo, anche perché altrimenti non sarei riuscito a parlare del resto. E cosa c'è di resto? C'è tutto ciò che appunto succede attorno alla pratica, che come vedremo va a rafforzare gli elementi, rafforzare anche arricchire, articolare gli elementi che abbiamo visto all'interno della pratica nel senso più stretto possibile, ovvero nel senso della riflessione individuale del praticante, del suo racconto alla guida. La prima cosa che vediamo, se allarghiamo lo sguardo, è ovviamente il rapporto con la guida, appunto. Il rapporto che è fondamentale, evidentemente fondamentale, nel senso che se non ci fosse la guida avrebbe poco senso recarsi in un centro Nichan a riflettere in maniera isolata, oltre che essere impossibile, nel senso che anche materialmente non si può rimanere rinchiusi in un bozzolo senza alimentarsi, senza dormire, senza potersi occupare dei propri bisogni, che è quello che, come vedremo, farà la guida. Però in generale la guida sta lì a garantire, ad autorizzare, a fare da perno strutturale per tutto ciò che avviene nella pratica, quindi. E ovviamente
Se non ci fosse la guida, si chiederebbe semplicemente al praticante di riflettere sui tre temi a casa propria, comodamente, da solo, diciamo. Quindi attraversa, diciamo, tutto ciò che vedremo da questo punto in poi, ovvero tutte le strutture esterne alla pratica nel senso più stretto possibile. Questo ruolo, però, come anticipato nella breve descrizione iniziale, è un ruolo che sembra inesistente, sembra davvero minimo. Sostanzialmente la guida, a parte la sua spiegazione iniziale, non fa altro che ascoltare, cioè si pone in un rapporto totalmente silenzioso e formale nei confronti del praticante. E limita il suo non intervento a delle formule di apertura e di chiusura. Sostanzialmente si reca dal praticante quando è il momento del report, quindi ogni circa 2 ore, e gli chiede prima in relazione a chi e in quale arco temporale ha riflettuto, e alla fine in relazione a chi e in quale arco temporale rifletterà la volta successiva. Sostanzialmente non dice nient'altro. Ovviamente ci sono dei casi particolari, come ho detto, se la guida, ad esempio, vede il praticante in difficoltà, può sottoporgli dei temi differenti, può chiedergli di riposarsi, può anche, diciamo, può chiedergli, ad esempio, se divaga troppo dai tre temi, di attenersi a quei temi lì, comunque di prenderli in considerazione, dato che la pratica è quella. Diciamo, questi interventi di base è possibile farli, però sostanzialmente resta in silenzio. E questo silenzio è rafforzato dal fatto che è un silenzio non soltanto della voce, ma anche un silenzio del corpo. È un silenzio totalmente impostato anche nell'impostazione del corpo. Come vedete nella foto, infatti, la guida non si approccia in maniera casuale, diciamo, variabile al praticante, bensì in una maniera molto ritualizzata, cioè si siede in una postura formale, fa addirittura un paio di inchini prima e dopo aver aperto il pannello di carta con il praticante all'interno, chiede anche, fra l'altro, mi scusi. E tiene le mani giunte, quindi appunto un'impostazione molto formalizzata che, tra l'altro, come vedete in quest'altra foto lì a sinistra, il praticante deve ricambiare. Sostanzialmente, quando viene la guida, il praticante si siede pure lui in una postura formale, ricambia gli inchini e via dicendo. Quindi il rapporto fra la guida e il praticante è impostato davvero come un rapporto formalista e quindi molto distaccato, è percepito soprattutto all'inizio come freddo dal praticante. E questo rispecchiamento questo rispecchiamento tra le formule verbali e le formule, diciamo, del corpo, cioè gli inchini, la postura e via dicendo, rende davvero la guida agli occhi del praticante come una non persona, come non un individuo, ma un ruolo più che un individuo. E questo è solitamente giustificato, spiegato o comunque illustrato dalle guide stesse, dai praticanti, dagli studiosi, eccetera, sostanzialmente come una forma di specularità, ovvero come uno specchio neutrale del praticante e del suo racconto. Cioè il ruolo della guida sarebbe quello di ascoltare il praticante senza intervenire per non aggiungervi nulla e per non distorcere il suo racconto, ma semplicemente lasciare che accada, perché, come ho detto, l'impostazione di fondo del Nican è quello che la trasformazione del praticante dovrebbe avvenire in maniera spontanea, dovrebbe avvenire quindi non attraverso una predica. Uno dei detti di Yoshimoto era che nessuno cambia ascoltando una predica. E quindi la guida non deve neanche tentare di commentare, di indirizzare in un certo modo specifico il praticante, ma deve lasciare che si racconti, ascoltando senza distorcere le sue parole. Tuttavia, quello che vorrei mostrare è il fatto che questo riflesso è, a guardare bene, anch'esso un po' parziale e selettivo. Innanzitutto per il fatto che è un riflesso che non funziona in maniera identica per la sua parte verbale e per la sua parte corporea. Infatti possiamo vedere nel silenzio verbale della guida un riflesso abbastanza neutrale delle parole del praticante, nel senso che il praticante può sentirsi effettivamente, dal momento che la guida non parla, può sentirsi raccontare, può sentirsi parlare in un certo modo. Questo non è altrettanto vero invece per i suoi gesti, cioè davanti al praticante, se il praticante piange, se il praticante gesticola, si agita, si fa delle espressioni facciali particolari, ovviamente la guida non rispecchia quelle espressioni, non rispecchia quei gesti, ma rimane impassibile. Quindi il silenzio corporeo, il silenzio verbale funziona in maniera diversa, perché mentre il praticante può sentirsi parlare come da fuori, non può vedersi in faccia, non può guardarsi in faccia, non può anche altrettanto, almeno non del tutto, guardarsi gesticolare, agitare, via dicendo, non può
non può accedere al proprio corpo in quel modo. E quindi è chiaro che la metafora dello specchio funziona fino a un certo punto e che si tratta di un riflesso parziale. Un riflesso parziale che poi, guarda caso, va anche un po' in direzione di una certa soggettività ideale che si vuole promuovere attraverso questa pratica, ovvero sia nel fatto appunto che la guida si presenta davanti al praticante in maniera così impostata e formalista, che tra l'altro ricorda molte pratiche culturali giapponesi fondate sull'apprendistato diretto, implicito, fra maestro e allievo, attraverso molti formalismi e cose di questo tipo. Sia poi nel fatto che paradossalmente è il praticante che per primo deve riflettere la guida, nel senso che quando la prima cosa che succede fra di loro è il fatto che la guida si inchina, si siede e si inchina, e il praticante pure si guida e si inchina, quindi il riflesso è anche rovesciato. In entrambi questi aspetti, il racconto del praticante viene di fatto incorniciato in un atteggiamento, una soggettività che è anch'essa molto calma, molto diciamo posata, molto impostata, molto formale, e che vuole, diciamo, più che formare uno specchio fra il praticante e la guida, fare della guida una rappresentazione della specularità, cioè dell'esistenza di una soggettività perfettamente vera, ideale, trasparente, che il praticante deve imitare, cioè il praticante deve riflettere, non si vede tanto riflesso, ma deve riflettere un riflesso parziale di se stesso, che è un riflesso all'insegna di nuovo di un'ideologia narrativa dell'oggettività, della concretezza, della neutralità, della calma dal punto di vista soggettivo e via dicendo. Quindi è chiaro che le cose sono, anche soltanto prendendo il rapporto fra il praticante e la guida, molto più complicate di quello che sembra all'inizio. Il monologo di fatto del praticante, come viene inteso solitamente, è in realtà un dialogo, nel senso che il praticante nel raccontarsi appunto all'ascoltatore, alla guida, per quanto sia appunto un ascoltatore silenzioso, si racconta in una maniera tale che è come se dialogasse con le strutture che ha intorno, sia le strutture che vedremo più avanti, sia anche semplicemente la struttura di questo rapporto fra il praticante e la guida stessa. Cioè, in un certo senso non è tanto che la guida non parla, ma il fatto che ha già parlato. Cioè, la guida ha sempre già parlato nelle strutture stesse della pratica, nei tre temi che abbiamo visto, nel rapporto impostato, non variabile, non casuale, non spontaneo, con il praticante, e in tutte le altre strutture che vedremo in seguito adesso. Ovviamente, oltre a questo, c'è anche la funzione molto più basilare, ma appunto legata a tutti questi fenomeni qui, del fatto che la presenza della guida fa da secondo polo per la comunicazione orale del praticante. È molto diverso riflettere, sì, linguisticamente, perché noi riflettiamo anche, soprattutto linguisticamente, anche tra noi e noi, cioè interiormente, però è molto diverso farlo soltanto interiormente, individualmente, e farlo con un'altra persona, perché conoscendoci o credendo almeno di conoscerci, solitamente quando pensiamo in una maniera molto ellittica, molto caotica, con associazioni sparse, catene di pensieri abbastanza informi e via dicendo, mentre quando c'è qualcuno ad ascoltarci, quando dobbiamo raccontarci a qualcun altro, siamo costretti, e il praticante in questo caso è costretto, a mettere in forma, a mettere in ordine, rendere lineare, chiaro e comprensibile il suo racconto, i suoi pensieri. Questo ovviamente non avviene neanche in una maniera neutrale, nel senso che l'ordine, la forma dei propri pensieri è chiara, intelligibile in relazione all'ascoltatore, cioè dipende da tutta una serie di aspettative dell'ascoltatore che noi ci portiamo dentro. Ovviamente, ad esempio, ci sono cose che racconteremmo magari a degli amici, ma non ai propri genitori, ci sono delle cose che racconteremmo ai genitori e viceversa, non agli amici, oppure che racconteremmo in modo diverso a un gruppo e a un altro. E lo stesso vale anche per, sostanzialmente, per quanto implicitamente, anche per la guida del Nikan. E come abbiamo visto, nel suo atteggiamento riflette tutta una serie di aspettative implicite, sia dal punto di vista della forma, sia dal punto di vista dei contenuti, della narrazione di sé, durante il quale, cioè, nel corso della settimana dovrebbe il praticante assorbire quelle forme lì, quei racconti lì, cosa che avviene appunto, come ho anticipato, solitamente verso il
terzo, il quarto, al più al quinto giorno, in seguito al quale si parla significativamente di vero Nican, di vero Nican, di Nican profondo. Quindi il Nican inizierebbe quando il racconto del praticante inizia a conformarsi a un certo modello ideale di Nican, che appunto è tutta la serie di aspettative che la guida è lì anche per rappresentare agli occhi del praticante. In più c'è un altro elemento di sinergia che volevo ancora notare, dell'oralità del racconto, perché ovviamente un racconto orale è un racconto evanescente, al contrario della scrittura, che è un altro mezzo molto efficace per mettere in ordine e in forma i propri pensieri. Al contrario della scrittura, però, un racconto orale è un racconto su cui non si può tornare. E questo è importante perché, appunto, abbiamo visto che, come nella pratica del Nike, in realtà una componente importante è tutto ciò che viene lasciato cadere, cioè ad esempio, tutta la componente emotiva, tutta la componente interpretativa, intenzionale, sono tutte cose su cui non vale la pena di ritornare, che quindi possono cadere, che la guida è lì proprio per non affrontare, proprio per non approfondire con domande, con interventi, con commenti, con spiegazioni, via dicendo. Quel silenzio serve a lasciar cadere anche tutte quelle cose che paradossalmente invece vengono chieste in ambito strettamente narrativo dai tre temi. I tre temi chiedono cose molto specifiche e concrete, ma poi vengono lasciate cadere a livello del rapporto della guida perché non vengono approfondite dalla guida, quindi sostanzialmente si raccontano e poi spariscono nell'etere dopo essere raccontati. Questo perché? Perché lo scopo non è appunto, lo scopo è davvero quello di un'autobiografia spirituale, nel senso che lo scopo non è quello di produrre dei testi materiali come appunto come avviene ad esempio in pratiche come il diario o anche altre pratiche di questo tipo, ma è quella di scriversi dentro, come ho detto, cioè scriversi un'autobiografia intesa come una scrittura non della vita, ma nella vita, una scrittura nel corpo, nella mente e negli abiti che formano sia il corpo, sia la mente, abbiamo visto sia appunto il modo di sedersi, il modo di chinarsi, eccetera, sia un certo modo di raccontarsi che viene via via assorbito dal praticante nella sua permanenza nel centro Nican. Questi abiti non si devono materializzare in un testo, in un racconto lineare, formato, finito della propria vita, ma devono essere quegli abiti con cui ogni volta si rievoca, si ricostruiscono nella propria mente, quindi interiormente, i ricordi sia passati, sia soprattutto in futuro, i prossimi ricordi, i ricordi della vita da quel momento in poi, dopo la trasformazione, i ricordi che ancora nella vita di tutti i giorni si continuerà a fare, i racconti che ancora ci si continuerà a fare sia da soli sia ad altre persone. In più però c'è un secondo senso, cioè il mio titolo che inizialmente appunto voleva essere ipoteticamente uno scriversi dentro, in questo senso molto banale, molto diretto dello scriversi dentro di sé, e in realtà più ho approfondito questa pratica, più mi è sembrato che ci fosse un doppio senso, nel senso che lo scriversi dentro per avvenire, perché ci si scriva dentro il corpo, dentro la mente, dentro gli abiti, sia necessario scriversi dentro un certo mondo possibile, un certo ambiente. È tutta una serie di strutture ideali, materiali e sociali che circondano il praticante, a partire appunto da questo rapporto con la guida, ma appunto con anche tutto il resto, il fatto di trovarsi in questo spazio isolato, il fatto di trovarsi, come vedremo tra un attimo, in un centro Nican impostato in un certo tipo, e di avere tutti i praticanti intorno e altre cose che succedono che vedremo tra un attimo. Quindi questa dualità dello scriversi dentro è esattamente quello che fa, secondo me, di questa autobiografia nel Nican una cosa, diciamo, un caso abbastanza interessante e particolare, perché appunto è una scrittura intesa come pratica e in quanto pratica come anche molto influenzata dal contesto circostante, cioè molto, molto legata a ciò che avviene attorno all'atto di scrivere, diciamo. Perché appunto l'obiettivo non è quello di condividere un'esperienza già avvenuta, bensì di vivere un'esperienza trasformativa attraverso l'atto di raccontare. Come vedremo, è una questione enunciazionale più che di enunciati, cioè ovviamente ci si racconta in episodi, quindi si forma degli enunciati, di episodi importanti per la propria vita, ma si cerca soprattutto di trasformare il proprio modo formale di raccontarsi. Quindi proviamo adesso ad allargare ulteriormente lo sguardo al centro Nican, che è appunto un centro iperstrutturato, come abbiamo visto, e che è anche impostato in una certa maniera. Simone, scusami, ci Sì? avviamo verso la conclusione del tempo, rimangono una decina di minuti, giusto Ma per. Eh seriamente? sì. Ah.
Non è... Sì, ok, va bene. Allora cerco di essere Incluso molto il più dialogo, rapido. ovviamente, nel senso che questi 10 minuti dobbiamo fare proprio tutto, quindi al limite tagliamo il dialogo e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Salto allora la parte sul retroscena buddista, a questo punto non so. Sì, questo cerco di dirlo molto, molto, molto rapidamente. In sostanza, come abbiamo visto, c'è un paradigma materno, un paradigma del rapporto madre-figlio nei tre temi, che viene appunto, che diventa sia esplicito in certi detti di Yoshimoto, ma sia presente nell'impostazione dei tre temi, e questo viene riecheggiato paradossalmente, nel senso paradossalmente rispetto al rapporto distaccato formale che c'è tra il praticante e la guida, anche nel centro Nyken. Ovvero il centro Nyken è solitamente arredato, strutturato e via dicendo, in una maniera molto familiare, molto. Se, trattandosi della guida Nyken, in una maniera molto familiare, anche tradizionale, secondo un'estetica giapponese ovviamente, e con diversi elementi di evocazione nostalgica dell'infanzia. Ci sono, si mettono musiche tradizionali come l'enka giapponese, con anche venature nostalgiche nei temi scelti. Vi sono, come vedete nella foto in basso, la preparazione dalla parte della moglie della guida Nyken. Di piatti solitamente casalinghi, fatti in casa, molto nostalgici anch'essi, tutta una serie di elementi che serve a rafforzare un certo ruolo, che appunto è paradossale perché è un ruolo sempre della guida, della moglie, ma che va contro quell'impostazione fredda, distaccata, formale che abbiamo visto. Perché? Perché sostanzialmente, al di fuori dell'interazione diretta, nel centro Nike, nel suo complesso, la guida ha un ruolo in realtà materno, quasi genitoriale nei confronti del praticante, che è invece messo in una condizione infantile dipendente. Cioè il praticante, essendo per tutto il tempo all'interno del suo bozzolo di carta, passa tutto il suo tempo a riflettere perché viene costantemente nutrito, supportato, eccetera, dalla guida e dalla moglie che prepara i piatti per lui, che gli regola ogni aspetto della vita, e che gli dice persino quando lavarsi e che cosa fare in ogni momento della sua giornata, e via dicendo. Quindi da una parte viene supportato e dall'altra sorvegliato come una figura genitoriale. Ci sono anche tutti dei retroscena che a questo punto dico molto molto brevemente sul fatto di su questo spazio chiuso, isolato dell'involucro di carta, come che è stato paragonato a un grembo materno per una nuova rinascita, quindi di nuovo con venature più spirituali o più religiose, e sostanzialmente con un riaggancio alla morte che era parecchio importante per Yoshimoto, ma che si è poi perso ovviamente con la secolarizzazione della pratica, perché vi è una somiglianza nella narrazione di sé che si fa nel Nyken, da una parte con l'esperienza in letto di morte, dall'altra con l'esperienza del lutto, un ricordare la propria vita individualmente, l'altro un ricordare la vita degli altri, il rapporto di sé con gli altri, solitamente il defunto da parte dei vivi, ovviamente, nel caso del lutto. Quindi attraverso questa doppia risonanza nel Nyken si avrebbe una sorta di esperienza anticipata della morte, a cui dovrebbe seguire una rinascita di sé in questo bozzolo, questo grembo materno, e quindi anche una nuova infanzia che è dettata da questi elementi nostalgici che abbiamo visto nel centro Nyken. Ma vi sono poi tutto intorno anche gli altri praticanti, questo diciamo, ha innanzitutto una funzione di garanzia della sicurezza, del senso anche di sicurezza per i praticanti, che altrimenti si troverebbero isolati in un bozzolo a casa comunque di uno sconosciuto, quindi c'è quell'elemento lì, ma c'è anche un altro elemento per il fatto che i bozzoli, i pannelli di carta sono soltanto semi-isolanti, per cui nonostante il fatto che non sia possibile interagire direttamente fra praticanti, di fatto è possibile origliare, è possibile sentire degli stralci, delle parole, soprattutto dei toni di voce, dell'espressione, degli sfoghi emotivi degli altri praticanti nei loro racconti. E col fatto che questi praticanti possono trovarsi anche in fasi diverse della settimana, cioè può essere che qualcuno sia al primo giorno e qualcun altro sia al quinto, sesto giorno, comunque verso la conclusione del percorso, quindi in seguito allo sblocco e alla trasformazione del praticante, della sua narrazione. Tutte queste tracce fungono appunto da tracce di una pratica modello, di una pratica modello di un praticante modello, cioè delle tracce di cosa è possibile, cosa è accettabile, cosa è normale, cosa è anche probabile o cosa è al limite ideale che succeda nel Nyken e nell'atteggiamento del praticante nel corso nell'avvicinarsi alla fine della pratica. A tutto ciò però si accompagna anche una serie di repertori di praticanti.
passati, cioè di praticanti assenti. Non ci sono soltanto i praticanti presenti, ma ci sono anche i praticanti assenti, perché soprattutto durante le pause per i pasti, vi è la pratica nel NICAN di, da una parte, di registrare i racconti dei praticanti da un certo punto in poi, diciamo avvicinandoci alla trasformazione del praticante, allo sblocco del praticante, e poi di montarne i racconti di 60-90 minuti in modo tale che poi possano acquistarle e portarle a casa, che sono quelle tracce scritte comunque presenti a cui ho alluso prima. Queste però, se con il permesso del praticante, possono essere anche trasmesse per brani selezionati durante i pasti agli altri praticanti, al centro, nel complesso, oppure anche in casi estremi a praticanti individuali per diciamo dargli degli spunti rispetto alle difficoltà che la guida ritiene che stiano attraversando, una cosa che funziona come un commento indiretto dalla parte della guida. Sostanzialmente la guida in questo modo, attraverso le voci degli altri, può commentare la pratica del praticante senza rompere quel suo ruolo di specchio che abbiamo visto. In tutto ciò c'è tutta una curatela in cui non mi addentro per non perdere ulteriore tempo, ma sostanzialmente appunto vi sono tutte queste tracce di modelli, in questo caso non più normali come nel praticante modello degli altri praticanti in presenza, che possono appunto essere, non essendoci stata la selezione da parte della guida, la cura da parte della guida, possono anche essere semplicemente modelli senso di praticante normale. C'è poi tutto anche un incentivo strutturale della registrazione, cioè il fatto di poter essere, quindi magari ad altri praticanti come dei modelli, e questo chiaramente viene a formarsi una sorta di aspettativa che una trasformazione deve avvenire, e questo tra l'altro è anche strutturalmente costruito attraverso un ritorno nell'arco della settimana ai temi, alle persone, ai momenti della propria autobiografia su cui si è già riflettuto, cioè si invita il praticante a riflettere su persone, su momenti solitamente su cui ha riflettuto all'inizio, precedentemente allo sblocco, perché in questo modo incontra come un terreno di prova in cui può dimostrare, e implicitamente ovviamente non è un invito esplicito, ma può dimostrare che effettivamente qualcosa è avvenuto, nel senso che se il NICAN ha avuto successo, se lui è stato un buon praticante NICAN, evidentemente uno stesso episodio, degli stessi episodi, degli stessi rapporti narrati all'inizio e narrati alla fine, in seguito a una trasformazione, dovrebbero esibire qualche cambiamento negli atteggiamenti, nel modo di porsi, nel modo di raccontare, nell'interpretazione dei fatti e così via. E quindi appunto vi è questo doppio elemento che fa delle registrazioni, se vengono acquistate dal praticante, delle autobiografie spirituali dopo, cioè delle autobiografie spirituali sia nel senso che abbiamo visto nel senso più stretto, più proprio, cioè dei testi a livello enunciativo, dei racconti di episodi importanti per la propria vita del praticante, sia dall'altro però a livello enunciazionale nel complesso, una testimonianza scritta della trasformazione del modo di raccontarsi nel corso della settimana da parte del praticante. Quindi un'autobiografia spirituale, nel senso di testimonianza scritta di quel processo di scrittura interiore, di riscrittura del sé attraverso una riscrittura della propria storia di vita, che è appunto chiamato scriversi dentro, con quella sua dualità tra scriversi interiormente e scriversi dentro una serie di strutture, una serie di strutture sia materiali che sociali, diciamo. Qua avevo intenzione di parlarvi delle radici buddiste Shin, non c'è tempo, quindi direi che salterei, ma sostanzialmente nel caso del Nembutsu, che è la pratica centrale del buddismo Shin, sia una pratica molto minimale, perché è semplicemente l'invocazione del nome del Buddha diciamo, per attenersi alla sua promessa di salvare chiunque avrebbe pronunciato il suo nome, non entro nei dettagli, ma appunto si tratta di una pratica strutturalmente minima. Questa strutturazione minima la rendeva allo stesso tempo, agli occhi del suo fondatore Shirin, una pratica ideale, nel senso che era accessibile a chiunque, e tuttavia creava un sacco di problemi perché l'esperienza che vi si voleva fondare appariva incerta ai praticanti stessi, nel senso che la pratica in sostanza era quella di invocare il nome del Buddha affidandosi al Buddha. E questo senso soggettivo di affidamento era enfatizzato da Shirin come la causa effettiva della salvezza. E però il praticante a quel punto veniva ogni volta a
chiedersi se davvero aveva provato quell'esperienza, se sul serio si era affidato, se si era affidato veramente o se stava soltanto mentendo. E questo anche per tutta una serie di problemi intorno alla pratica, il fatto che diciamo, potesse essere giustificata come in una forma antinomista, come una giustificazione dei propri atti immorali, perché salvava comunque anche chi. Anche chi diceva di essersi affidato al Buddha senza provarlo soggettivamente, interiormente, quindi c'era tutta una serie di problemi che erano legati al fatto che la pratica era minimale, non aveva strutture. E questo è stato, diciamo, ha provocato la produzione di tutta una serie di rituali eterodossi da comunità Shin, più o meno laiche, più o meno segrete, che hanno invece iperstrutturato il momento di affidamento al Buddha in vari modi, e uno di questi è appunto il Mishirabe, in una di queste sette più o meno segrete, che appunto iperstruttura il momento dell'affidamento in una maniera molto molto simile al Nigan, perché sostanzialmente si rimane in isolamento a riflettere nei propri mali, sui propri mali, e in maniera ascetica stavolta, a differenza del Nigan, anche se pure nel Nigan in certi centri si può chiedere di farlo in maniera ascetica, cioè senza mangiare, senza bere, senza dormire, finché non si fosse arrivati effettivamente alla certezza interiore dell'essersi affidati. E questa certezza però doveva essere sancita dall'esterno, di nuovo strutturalmente, da persone che, come la guida Nikan, si presentavano periodicamente dal praticante a chiedergli se si fosse effettivamente affidato, se dopo la morte sarebbe finito nella terra pura del Buddha o nell'inferno, e altre domande, diciamo, per mettere pressione di questo tipo qui. E quindi sostanzialmente il paragone che volevo fare, che però non approfondirò, è il fatto che questa iperstrutturazione, che ho chiamato scriversi dentro nel secondo senso, cioè nello scriversi dentro una serie di strutture ideali, materiali e sociali, ha radici religiose su questa iperstrutturazione, che a sua volta una risposta a una ipostrutturazione iniziale della pratica all'origine del buddismo Shin. Poi ci sono tanti altri elementi di continuità e di discontinuità che avrei voluto, diciamo, almeno citare, soprattutto nel meccanismo duale di quella soggettività. Ma tanto il messaggio centrale finiva qui sostanzialmente, cioè alla strutturazione esterna della pratica e al fatto che questo avesse degli impatti molto forti sulla pratica stessa, intesa invece nel senso più stretto di riflessione autobiografica.